Buonasera a tutti, siamo collegati per questo importante convegno che da un po' di tempo ci eravamo ripromessi di mandare in onda e per fortuna finalmente ci siamo riusciti, anche se ovviamente per le dovute precauzioni l'abbiamo fatto in modalità telematica. Il convegno ha come tema principale quello dei rifiuti e degli sversamenti all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, una problematica che come sappiamo ci affligge quest'area protetta e quest'area dall'altissimo valore naturalistico da un bel po' di tempo e che per la quale diciamo in tanti si stanno battendo da tempo, istituzioni, associazioni, cittadini, è un problema che tutti sentiamo a cuore e che tutti stiamo cercando di portare avanti in eventuali risoluzioni dello stesso. E proprio per questo oggi abbiamo deciso di approfondire la tematica, quindi capire di cosa stiamo parlando e ovviamente anche porre dei punti e delle possibili soluzioni alla problematica stessa. Avremo in questa giornata il piacere di ospitare nella nostra diretta sia figure istituzionali come appunto l'assessore del Comune di Torre Greco, il sindaco di Torre Greco, il sindaco di Massa di Somma, il professor Massimo Fagnano che come ricordiamo è stato coordinatore proprio di alcuni progetti sulla Terra dei Fuochi, sia altre realtà del territorio che sono appunto associazioni di tipo ambientale che si sono battute contro questa problematica. Abbiamo quindi l'ASF, l'ASA, il CAI. E abbiamo poi Miriam Corongiu che, oltre ad essere un'imprenditrice agricola, quindi qualcuno che ha deciso di non abbandonare questo territorio, ma di farlo proprio e di arricchirlo, è anche una rappresentante della rete cittadinanza e comunità. Quindi un altro insieme di associazioni e cittadini che trattano tra le tante problematiche, anche questa dei rifiuti, sia all'interno dell'area parco, sia all'interno, diciamo, di qualsiasi altro contesto in cui si manifesti la problematica stessa. Ci tengo a sottolineare che ovviamente è un piacere avere anche delle relatrici donne in questa giornata, che comunque è una giornata in cui si ricorda la violenza contro le donne, e quindi è per noi un piacere e un onore aver dato anche, come è giusto che sia, sempre una parte di quota rosa che deve essere sempre presente all'interno di qualsiasi attività, non perché semplicemente la burocrazia lo chiede, ma semplicemente perché appunto a volte il punto di vista delle donne è molto diverso di quello degli uomini e a volte anche molto molto migliore. Ora penso che possiamo iniziare. Io farò da moderatore, io sono Silvano Somma dell'associazione Prima Aurora, il presidente dell'associazione Prima Aurora, io farò semplicemente da moderatore, quindi tutti coloro che ci stanno seguendo potranno scrivere dei commenti alla diretta e alla fine lasceremo uno spazio appunto per le domande e per la discussione. Non interromperemo prima poiché avendo dei tempi abbastanza scanditi ed essendo anche più pesante, diciamo, una diretta live rispetto ad un convegno in aula in presenza, cercheremo appunto di sintetizzare il tutto alla fine, anche accorpando eventuali domande simili fra di loro. Quindi direi che può prendere subito parola l'ASF Napoli e con dei saluti istituzionali ed una considerazione sulla tematica trattata. Buongiorno a tutti, io sono Maria Ferraro, sono il segretario dell'Associazione di Studenti Forestali dell'Università di Agraria Federico II e prima di tutto ringrazio Silvano per averci coinvolto in questo seminario che ha l'interesse di rimediare alle alterazioni degli ecosistemi ambientali e forestali causate dalla dispersione dei rifiuti nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, che è una problematica molto seria, molto importante. A mio parere, un punto molto importante su cui porre l'attenzione è il problema delle plastiche e delle microplastiche rilasciate nell'ambiente, perché queste accumulate possono essere ingerite dagli insetti, possono essere degradate e possono rilasciare dei composti organici volatili molto pericolosi e nocivi, quali il benzene, il toluene. Insomma, quindi è una faccenda veramente seria e su cui è importante porre l'attenzione. E quindi questo seminario volge a, a trovare a far conoscere alle persone quali possono essere le risoluzioni e quindi può essere molto utile, secondo me, per poi avere un riscontro concreto nella realtà, perché ne abbiamo veramente bisogno. Grazie Maria, grazie per il tuo intervento. Mike dell'ASA Napoli può prendere la parola, dici anche tu cosa ne pensi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mike, sono il vicepresidente dell'ASA Napoli, associazione studentesca per quanto riguarda l'ambito agronomico. Appunto,
Ringrazio Silvano per averci dato questa opportunità di partecipare a questo convegno con lui. A mio parere, questo convegno, oltre a sottolineare tutte le problematiche di sversamento dei rifiuti appunto nell'area vesuviana e in particolare nel Parco Nazionale del Vesuvio, è un modo anche per avvicinare la cittadinanza al parco stesso. In quanto una cittadinanza più vicina fa sì che è più semplice tenere cura di tale ambiente e io, insieme agli altri associati, quindi tutti gli studenti, è un modo per rendere più vicina il Vesuvio, che spesso e volentieri è vista da noi ragazzi come un parco lontano che appunto è usufruibile soltanto nei momenti di festività, quando in realtà dovrebbe essere appunto un parco che bisogna preservare in qualsiasi momento dell'anno, proprio per evitare questo tipo di problematiche, che rifiuti che appunto spesso e volentieri ci troviamo che quando andiamo nei vari sentieri troviamo rifiuti datati anni e anni ed è un vero peccato. Quindi assolutamente parlare di questa problematica è essenziale, è doveroso ed è giusto che anche la parte studentesca dia il suo contributo. Ti ringrazio, Sivan. Grazie mille a voi e vi premetto che Prima Aurora vi terrà sempre presente per queste attività perché è proprio nelle università che deve crescere quell'amore e quella passione per il territorio e poi deve diffondersi al di là del contesto universitario e diffondersi nella vita di tutti i ragazzi, sia di quelli che hanno deciso di percorrere il percorso universitario, scusatemi la ripetizione di parole, sia ma anche nella vita di tutti quei ragazzi che magari già lavorano già dalla tenera età. Ma non devono mai dimenticare di avere l'ambiente, il Vesuvio in questo caso, al centro del cuore. Darei quindi subito la parola a Ciro Teodonno, presidente del CAI TAM, della Regione Campania. CAI TAM sarebbe il CAI, il ramo del CAI, dedicato alla tutela dell'ambiente montano, in questo caso della Regione Campania, nonché osservatore civico. Quindi lascio subito la parola a Ciro che ci, introdurrà a quella che è la problematica e ci farà capire bene di cosa stiamo parlando oggi. Salve a tutti, grazie per questa opportunità. Quello che cercherò di mostrarvi oggi sarà uno spaccato di ciò che è stato, ciò che è, e speriamo non sarà più per quanto riguarda la questione dei rifiuti, il Parco Nazionale del Vesuvio. Mi aiuterò nel mostrarvi questa realtà legata alle discariche, alle microdiscariche, con delle mappe tematiche e con delle fotografie. Ci tengo innanzitutto a chiarire che questa mia esposizione non è un atto d'accusa, ma è un modo di poter mostrare una realtà che purtroppo a volte è sì sottaciuta, ma è anche di difficile risoluzione, poiché contempla tutta una serie di difficoltà storiche legate al tessuto economico e sociale del territorio. Quindi, diciamo che è utile, qualora la si ritenga tale, a capire, ad intendere quello che c'è a livello di rifiuti in ambito parco nazionale. Ovviamente ci limitiamo all'area parco solamente, perché se andassimo oltre lo scenario sarebbe oltremodo sconfortante. Adesso condivido lo schermo e incomincio a mostrarvi alcune mappe tematiche che possono essere utili per capire innanzitutto la dislocazione delle criticità in area parco. Ecco qua, si vede? Allora, Ciro, questa si vede? in questo momento non è condiviso lo schermo. Non è condiviso. No. Sarà perché a me Vediamo. mi porta la condivisione. Ecco qua, stiamo condividendo. A posto, puoi procedere. Benissimo. Allora, questa è un'immagine, diciamo, una costruita con degli shape. I shape sono queste immagini che ricalcano delle aree sulla mappa di Google Earth. Si vedono anche i confini del parco, al limite ingrandisco un poco, qualora non fosse, ecco qua. Allora, queste che vedete qui, questi
queste aree colorate sono le 5 discariche storiche presenti in area parco. Dopo vi mostrerò anche i confini del parco, ma giusto per farvi inquadrare bene la situazione. Sono ovviamente queste ricostruzioni che sono fatte, diciamo, in base agli strumenti presenti su Google, in base alla mia conoscenza del territorio e in base anche agli studi che ho fatto relativamente alle criticità fornite dall'ARPAC, quindi dall'ente che si occupa in maniera specifica anche di queste criticità a livello ufficiale, a livello regionale. Questa zona che, in giallo è la zona delle cosiddette, che io definisco, delle lave novelle, ovvero delle lave novelle perché diciamo, corrispondono storicamente alle lave del 1875, del 1855 e 1872. È una zona che sta tra Ercolano e San Sebastiano. Qui ci sono parecchie criticità, anche perché è una zona di estrazione di pietra lavica. Una volta abbandonata questa estrazione, queste cave sono diventate quasi subito delle discariche. Discariche in certi casi controllate o diciamo tra virgolette semi-controllate, nel senso che parliamo di tempi a ridosso del boom economico, quindi verso la fine degli anni 60 in poi, dove la parola ecologia era più che altro una chimera. E quindi diciamo che anche se queste discariche ufficiali accettavano i rifiuti della zona, a volte anche della stessa Napoli, un vero e proprio controllo di quello che è stato sversato nei decenni a seguire non è mai stato effettuato e a tutt'oggi non esiste per questa discarica, come tutte le altre 5 discariche storiche presenti in area parco, una vera e propria caratterizzazione del rifiuto e ovviamente neanche una bonifica vera e propria. Anzi, escludiamola a priori e probabilmente neanche ci sarà. Quindi l'elemento più eclatante è la discarica della Mendola a Formisano e Cavafiengo, anche se in realtà c'è tutta una serie di situazioni, di cave, di altre cave e la stessa via Castelluccio che la attraversa è una vera e propria discarica e fonte anche cioè, è luogo anche di roghi tossici, diciamo, che ovviamente quello che brucia è il rifiuto, quantomeno la plastica del sacchetto, giusto? Anche qui ovviamente lo scarico, quindi in questo caso persistono sia discariche storiche sia luoghi di discarico estemporaneo, quindi dal semplice sacchetto del cittadino diciamo incivile a smaltimento di rifiuto speciale e pericoloso di tipo industriale o artigianale. Qui poi arriviamo nel territorio di Torre del Greco, anche se i confini diciamo, l'area diciamo, calcolata diciamo, per eccesso più che altro, perché ingloba anche altre criticità, perché molto spesso le aree di queste discariche sono state sempre viste la cittadinanza come luogo di sversamento a prescindere, c'è la discarica, io ci vado a scaricare anche il mio rifiuto. Quindi diciamo, questa coincide più o meno con la discarica della Porcilaia presente nel territorio di Torre del Greco, ma anche altre aree critiche che diciamo, rendono questa zona un luogo critico. Poi passiamo a Cavasari, la famosissima Cavasari, la zona delle pozzelle, pozzelle 1, 2 e 3 per la precisione. Anche questa discarica storica, tutte queste 5 discariche hanno diciamo, la loro genesi all'inizio, molto diciamo, prima delle istituzioni del parco, quindi il parco diciamo che in questo caso le ha ereditate, anche se diciamo, questo non risolve la problematica, anche per il fatto stesso che la stessa Cavasari durante l'emergenza rifiuti fu oggetto l'emergenza rifiuti tra 2008 e 2010 fu ampliata, riaperta e a tutt'oggi, se non erro, è luogo di sfruttamento del biogas ad opera della Ecodeco. Qui abbiamo l'unico forse episodio positivo, questo in rosso, ed è Cava Ranieri. Cava Ranieri
luogo, diciamo, era discarica a tutti gli effetti, ma al suo interno furono scoperte delle ville romane. Ad oggi c'è in atto da parte dell'amministrazione di Terzigno un'azione di riabilitazione di questa zona che dovrebbe tendere a, diciamo, tutelare e valorizzare queste ville romane, ce ne sono tre se ricordo bene, e che probabilmente verranno disotterrate, nel senso che erano già state portate alla luce, ma furono poi per opportunità, per evitare, diciamo, saccheggi o quanto peggio, furono sotterrate, come spesso accade. Ho dimenticato di dire che anche qui nella zona delle Lave Novelle, a Cava Montone, c'è una villa rustica romana, poi vi mostrerò le fotografie, purtroppo seppellita da rifiuti, immersa nei rifiuti, per intenderci. Infine, l'ultima discarica storica è quella della Porcilaia che si trova a Somma Vesuviana. Questo è quantomeno l'inizio di questo nostro discorso. Diciamo, il parco inizia la sua vita già, quindi nel 95, inizia già con una pesante eredità, queste cinque discariche storiche, tutte e cinque presenti nell'area del parco. Questa in verde è l'area del parco. E queste delineate in giallo sono le cinque discariche storiche di cui vi ho parlato prima. Quindi vedete che sono tutte quante inserite nell'area del parco. Questa area in azzurro invece è la riserva cosiddetta UTB di Caserta, ex UTB di Caserta, ovvero una riserva, diciamo, sotto la giurisdizione non del parco, ma degli attuali carabinieri forestali. Questo è importante saperlo perché già in questo contesto abbiamo una doppia sovrapposizione, che poi vedremo sarà ancora più complessa, della giurisdizione e quindi anche la normativa in certi casi in area parco. Andiamo avanti e vi mostro un'altra realtà che va tenuta presente nel Parco Nazionale del Vesuvio. Allora, qui abbiamo sempre le discariche storiche, ho omesso l'areale del parco, ma ho messo le due aree pertinenti alla normativa Natura 2000. Sono precisamente la SIC e la ZPS, sito di importanza comunitaria, e ZPS zona di zona di protezione speciale, chiedo scusa. Queste due realtà, che poi vedremo, in realtà ne sono tre, corrispondono, cioè sottostanno alle leggi europee, dell'Unione Europea. Nascono per la loro rilevante importanza, soprattutto dal punto di vista faunistico, ma non solo, quindi tengono presente degli habitat a rischio o comunque diciamo, di rilevante importanza a livello comunitario di alcune specie. Se ben ricordo, una in particolare era quella del succiacapre, che mi illustrò tempo fa l'ex presidente del parco Maurizio Flessiné, grazie al quale si riuscì a creare quest'area. E quindi è importante sapere, conoscere l'esistenza di questa realtà di protezione, quindi questa realtà naturalistica. Anche perché è importante da questo punto di vista valutare la presenza su questo territorio di una terza variabile normativa, che pure dovrà e dovrebbe essere tenuta presente, come fu fatto nel 2010, se ben ricordo, quando si minacciò l'apertura di Cava Vitiello, prossima a Cava Sari, nel territorio di Terzigno. Andando avanti, ecco, qui abbiamo la sovrapposizione. Se non avessi mostrato le mappe in precedenza, non si capirebbe nulla. Qui abbiamo i confini del parco, abbiamo le due aree Natura 2000 e la riserva, l'ex UTB, più ovviamente le discariche. Le discariche, ecco qua. E qui c'è un'ulteriore sovrapposizione, stavolta però ci sono soltanto i limiti. Questo azzurro è il parco, quello
questo giallo è la ZPS, la sigla UTB, e in più c'è una terza realtà che è ZSC, se ricordo bene, zona di, adesso mi sfugge, di zona speciale di protezione, cosa del genere, adesso mi devo scusare, ma l'emozione mi fa dimenticare gli acronimi. È questo giusto per intendere, questo spero si veda, si capisca, si intenda, la foto non è delle migliori, ma comunque fa capire, ecco, più o meno, ecco, tutta l'area del parco e la presenza appunto di queste tre discariche storiche. Ecco qua, mentre le cinque discariche storiche sono in realtà in teoria ferma, non dico inerte perché stiamo parlando di decenni, in certi casi anche 30-40 anni, per quanto riguarda per esempio le Lave Novelle, di scarico più o meno indiscriminato di rifiuti, ma pare che la stessa cosa sia accaduta anche per altri contesti. Tra l'altro va detto che, torno un attimo indietro, che sia qui nelle Lave Novelle sia prossima alla Porcilaia furono creati tra 2007 e 2008 dei siti di stoccaggio provvisorio che rimangono ancora lì, quindi tutt'altro che provvisorio. Quindi voglio dire, anche se queste discariche ufficialmente sono chiuse, furono chiuse in buona parte nel 94, quindi prima dell'istituzione del parco, legalmente e illegalmente furono comunque oggetto di scarico, cioè sversamento di rifiuti. In particolar modo nell'Ammendola Formisano c'è ancora una realtà di percolazione che molto spesso tracima nei terreni circostanti, ovviamente con i danni che ne conseguono. Tornando a questi pallini rossi, qua abbiamo sempre l'areale del parco, ovviamente. Sono tutte quelle discariche, microdiscariche, che sono personalmente riuscito a censire, quindi a evidenziare, cioè con il GPS, quindi non è che l'ho fatto ad occhio sulla mappa, ma sono tutti rilevamenti, tutte rilevazioni col GPS fatte per difetto in area parco. Nel senso che sono quelle per le quali ero a conoscenza, quelle che mi hanno comunicato l'esistenza e là dove sono riuscito ad arrivare, diciamo, perché a volte in certi punti non è così semplice. Come potete vedere, però, è un quadro abbastanza allarmante, se non altro perché tutte queste discariche, ripeto, contrariamente alla realtà delle discariche storiche, quindi quelle che preesistevano al parco, sono in realtà attive, nel senso che sono costantemente alimentate da rifiuti. Ora, innanzitutto, di quali rifiuti parliamo? Il rifiuto che arriva in questi luoghi, poi vi mostrerò le immagini, sono rifiuti di vario genere, si va da rifiuto domestico, tal cosiddetto tal quale, a rifiuto speciale e pericoloso. Ovviamente ciò che prevale in tutti i casi sono rifiuti di tipo edilizio. Quindi tutta quella, diciamo, quelle ditte che sfuggono al controllo dell'erario che praticamente per forza di cose, per mera sopravvivenza economica, ovviamente intendo, sono costrette o vogliono a tutti i costi scaricare in questi contesti. Qui stiamo parlando in certi casi di aree prossime alla cosiddetta fascia pedemontana, quindi vie vicinali o anche sentieri in certi casi, anche due sentieri del parco per la precisione, che fanno questa sorta di anello attorno al parco, attorno tra oltre i confini del parco e attorno al complesso vulcanico sul Mare Esumio. In linea di massima posso assicurare che nessun comune dei 13 comuni, forse fatta eccezione per Bosco Reale, che ha questa lingua, solo questa lingua di terra, diciamo, di territorio, voglio dire, che rientra nell'area parco. Tutti i comuni, tutti i 13 comuni,
tutti e 12 in questo caso, se abbiamo escluso il bosco reale del parco nazionale, vivono questa problematica. Chi più e chi meno, ovviamente, si sono comuni con una realtà territoriale più ridotta ed altri estremamente estesa, e quindi la criticità è maggiore. I rifiuti quindi sono molto spesso in natura edilizia, anche se non ci manca nulla, si trova di tutto, e spesso, quasi sempre, sono adducibili ad attività del territorio. Per territorio intendo attività presenti sul territorio laddove c'è la discarica. Per vari motivi, ovviamente, è chiaro che una persona che abita a Torre del Greco non va certo a scaricare a San Sebastiano, ma troverà la possibilità di scaricare sul suo territorio e così via anche altri. Voi per ragioni economiche, ma voi perché aumenta il rischio di essere, beccato in flagranza di reato, senza poter dimostrare l'origine e la destinazione di rifiuti quasi sempre speciali. Prevale purtroppo in certi casi un rifiuto pericolosissimo come l'eternit, quindi canne fumarie, tettoie, fondamentalmente per il cui smaltimento c'è bisogno, cioè, di un grande sborso economico. E anche perché, voglio dire, a prescindere dall'esistenza di facilitazioni da parte dello Stato per chi smaltisce questo rifiuto, è molto difficile trovare sul territorio una ditta che fornisca, la giusta fatturazione per richiedere appunto le detrazioni fiscali per lo smaltimento dell'Eternit. E trovandolo invece i prezzi sono veramente, vanno oltre il dovuto, e quindi molto spesso sia il privato che la ditta decide di smaltire l'Eternit, quindi l'amianto per intenderci, utilizzando molto spesso o delle ditte non dichiarate o degli intermediari, chiamiamole così, che sanno come e dove smaltire questo materiale. Ovviamente non stiamo parlando di zone di difficile raggiungimento in questo caso. Molto spesso queste zone, ben conosciute da tutti, sono zone carrabili, nel senso che sono zone dove anche un apecar, per non dire, ecco, un camion, anche un camioncino di ridotte dimensioni, può accedervi e scaricare. In certi casi, come a Tre Case, abbiamo addirittura trovato segni di una pala meccanica che ha scavato per poi seppellire rifiuti. Tra l'altro, anche a poca distanza dalla riserva dall'UTB, dalla riserva del Corpo dei Carabinieri Forestali. Questa, è una realtà abbastanza critica, perché, ripeto, è continuo flusso di rifiuto, e ovviamente molto spesso, quando il rifiuto diventa un po' ingombrante, voi per questo, voi per nascondere anche eventuali tracce che possano portare all'autore o al proprietario di quei rifiuti, al datore dello scarico, al proprietario di quei rifiuti, questi rifiuti prendono fuoco ciclicamente. Molto spesso ciò accade in estate per confondere, l'evento stagionale, oppure perché è più facile dare fuoco a questi rifiuti, che in certi casi incendiano anche la sterpaglia circostante, creando problematiche più serie. Infine, vi mostro quest'ultima mappa, ecco, dove mostra un'ulteriore realtà critica, però legata stavolta a tre importanti assi viari. Uno è quello della strada provinciale del Vesuvio, che a quota 800 poi diventa strada comunale del comune di Ercolano, è questa qua,
che parte i confini di Torre del Greco e attraversando la Parcata di Ercolano arriva poi fin sotto alla biglietteria, fino a quota 1000, cioè dove c'era la biglietteria per prendere i biglietti di accesso al Parco Nazionale. Questo asseviario, soprattutto nella parte bassa, diciamo, soprattutto la parte inserita nel comune di Ercolano, potrei dire che è una discarica a cielo aperto, nel senso che è circondata di punti critici di scarico. Diciamo la parte più alta è sporca soltanto nelle cunette, ma ai margini di questa strada, voi perché la gente butta le cose dalle macchine tranquillamente, voi diciamo all'usanza tutta nostrana delle coppiette, ma soprattutto esistono luoghi di vero e proprio scarico di rifiuti speciali e pericolosi. E questo è importante sottolinearlo perché proprio in questo contesto, nel 2017, iniziò l'incendio, se ben ricordo il 5 luglio del 2017, iniziò l'incendio proprio ai margini di questa strada. Partendo da qui non si è più fermati, è arrivato praticamente fino al Monte Somma. È chiaro che l'incendio ha natura e origini complesse, e non siamo qui a parlarne perché l'argomento è un altro, però è ovvio che l'argomento rifiuti va comunque tenuto presente anche per questo rischio. Detto ciò, chiedo anche a Silvano che tempistica ho, perché vorrei mostrare alcune fotografie a questo punto. Pronto? Mi Dimmi sentite? Ciro, sì, No, ti Silvano, sentiamo. posso andare Allora Ciro, hai altri 5 minuti per finire, diciamo, la tua presentazione. Se sei più veloce, il professor Fagnano aveva, diciamo, un quesito da porti, o meglio, anche una propria considerazione. allora, se a questo punto darei spazio al presidio del professore, se posso rispondere, se sono in grado, io dico. Sì, allora Riesco facciamo un una attimo. cosa. Professor Fagnano può, diciamo, interagire con Ciro e poi se ci abbiamo tempo andiamo avanti. Vabbè, sì, non era solo una piccola considerazione, perché anche noi girando per la Terra dei Fuochi abbiamo trovato che la stragrande maggioranza dei rifiuti sono scarti di demolizione. Ma perdonami, ma non condivido la tua giustificazione verso il lavoro nero e l'abusivismo e l'evasione No, fiscale. non è una Tu hai detto giustificazione. che sono costrette a farlo per sopravvivenza. Io non, no, non dobbiamo tollerare l'illegalità in nessun Certo, senso, certo, perché dietro il lavoro nero, ricordati, c'è anche lo sfruttamento della manodopera e certo. c'è anche la concorrenza sleale nei confronti delle Certo. ditte. E c'è anche la complicità di noi cittadini che per risparmiare qualcosa compriamo senza fattura o ci rivolgiamo a ditte in nero, quindi eviterei qualunque forma di Ma giustificazione mi spiego del lavoro meglio. nero. Non è No, un ammortizzatore sociale. sicuramente, mi spiego meglio. Allora, quando ho detto, diciamo, a volte dico che addirittura è vitale per certe persone, allora è chiaro che io non giustifico, però se uso questa terminologia è perché non basta una telecamera, non basta l'esercito, non bastano i droni, non basta nulla se non si crea un'alternativa. Per alternativa ovviamente su tutto c'è la legalità. Questo è fuori dubbio, perché tutte queste ditte che sono a nero, sono ditte che non solo evadono il fisco, ma sono, come giustamente stava accennando lei, sono frutto anche della Terra dei Fuochi, che ricordo e sottolineo è ampiamente presente in area parco. Sono molti comuni che rientrano nel protocollo della Terra dei Fuochi, quindi ne facciamo parte a tutti gli effetti. Non era assolutamente una giustificazione. Tendo a chiarirlo perché io come giornalista ho più volte scritto e sottolineato che l'utilizzo di telecamere, esercito, droni, tutte queste belle chimere non sono nient'altro che uno specchietto per le allodole perché non possono fermare ciò che al momento non può essere fermato. Per essere fermato bisogna andare a monte e quindi bisogna affrontare
in maniera definitiva e anche dura in certi casi la logica del lavoro nero e dell'economia sommersa. Questo è fuori dubbio, assolutamente. E ovviamente è anche, come giustamente ha detto il professore, è penalizzante verso quelle poche ditte che resistono e sono, diciamo, e lavorano praticamente in chiaro, dichiarando tutto quello che fanno. Quindi questo è sacrosanto, diciamo. Mi scuso se sono stato frainteso da questo punto di vista, ma non era assolutamente un assist o una giustificazione. È perché vorrei che le autorità capissero che è finito il momento di dire che mettendo la telecamera io risolvo il problema. Le telecamere non hanno mai risolto il problema, perché è un problema fondamentale che è legato a questa economia a nero, che non può o non vuole smaltire i rifiuti e non vuole ricaricare il prezzo finale del suo prodotto con il prezzo dello smaltimento legale dei rifiuti. E ovviamente chi invece è totalmente a nero o dichiara meno di quello che produce realmente, quindi quello che guadagna realmente, mostrando i rifiuti reali che produce, mostra quello che realmente guadagna. Quindi questi rifiuti devono in qualche modo sparire e quindi depositati altrove, dove non possono essere quantificati, dove non possono quantificare il proprio guadagno, che in buona parte non sarà dichiarato. Quindi da questo punto di vista concordo pienamente col professor Fagnano e quindi spero di aver chiarito la mia posizione al riguardo. Va bene, professore? Sì, però appunto, evitiamo di dire che lo fanno per necessità e per sopravvivenza, insomma. Ma cerchiamo, guardi, di starci attenti, perché solo le autorità ma anche la popolazione ha questa percezione. Sì, che il lavoro però nero è giustificabile perché è un ammortizzatore sociale. Allora, così perché come poveretti devono campare pure loro. Certo, atteggiamento è la rovina della campagna. È come quando si parlava del contrabbando di sigarette, diciamo, era un cavallo di battaglia trasversale di molti partiti politici. Però tornando al discorso, se io dico che in un contesto dove il 99% non dichiara, quindi a nero, chi, quei pochi che cercano di lavorare, diciamo, secondo norme e legge, come giusto che sia, si renderà conto che o hanno, o vendono, o offrono servizi esclusivi, oppure chiudono. Ecco perché parlo di una sorta di necessità per adeguarsi al mercato che segue la regola sottaciuta dell'economia sommersa. Solo per questo, ma sicuramente è un qualcosa che non deve essere giustificato e che deve essere combattuto ad ogni costo. Grazie Ciro, grazie dell'intervento. Sì. Magari ci torniamo dopo durante la discussione. Sì. Tu avevi qualcos'altro per concludere la presentazione? No, all'inizio scelgo giusto le lave novelle come reportage fotografico di ciò che si può vedere. Se perfetto. Sì, così poi passiamo subito la parola al sindaco Madonna. Condivido lo schermo un attimo e andiamo lì. Allora, sentite, si vede la foto? No, un attimo solo, ecco qua. Ecco qua. Allora, questa è la mentola, si vede? Sì, sì. Questa è la mentola Formisano. Questa è la collina del disonore, come la chiama qualche contadino locale. Questa è su 40 anni di discarica. Ovviamente c'era anche un incavo. Questo invece è il sito di stoccaggio provvisorio messo nel 2017 e sta ancora lì. Hanno cambiato un paio di volte il telone, ma il livello è quello. Questa è la condotta che porta alle cisterne per il percolato. Però poi vedremo che non basta. Questo è un dettaglio, vedete, spesso e volentieri ci cresce l'erba sopra. Questi invece, siamo sempre nell'almendola Formisano, queste erano le cosiddette ecoballe, che vedete che di eco c'hanno ben poco. Queste sono state portate ad Acerra, sono state tutte quante bruciate ad Acerra. Questo invece è appunto la cisterna che riceve il percolato, come potete vedere, sia dal segno che dalla tracimazione. Questo tracima e tracima del terreno circostante, percolato di tal quale, quindi ci sta di tutto.
siamo invece a via Novelle, Castelluccio. Le tecniche che usano coloro che bruciano i rifiuti. Io non sono, non ho mai avuto il coraggio di indagare a quello che c'era sotto questa guaina d'asfalto, però questa è la fine che fa. Ci mettono questi pneumatici attorno e lo bruciano. E questo è il risultato finale. Qua siamo sempre ad Ercolano, qua siamo a via Filaro ed Ercolano. Queste sono le telecamere, qua siamo sempre ad Ercolano, a via Castelluccio. E questo è ciò che accade sotto le telecamere. Questo per dimostrare che se non c'è la volontà politica a combattere questa problematica, non c'è telecamera che regga. Questa è la villa romana che sta a Capamontone. Questa è una foto storica, potremmo dire, dell'84, dove c'è questa qua che cerco di evidenziare col cursore, è la villa romana. E questa era il dislivello dal piano di cioè dalla strada a queste Novelle Castelluccio. Questo era l'incavo, diciamo, di Cava Montone. Questo è importante per confrontarla con una foto più recente per capire quanto è stato riempito di questo territorio. Ecco qua. È rimasto soltanto questo piccolo spazio dove si può chiaramente vedere tutto, ecco, lo scarico dei camion che arrivavano e scaricavano qua dentro. Vabbè, qui stiamo ben al di sopra dell'area, diciamo, della zona pedemontana. Qua siamo a Contrada Osservatorio. Questa era una micro discarica, adesso è stata ripulita, per essere sinceri, però per farvi capire la realtà dei nostri luoghi. Questi sono tutti, è tutto, diciamo, scarto tessile. Beh, fate bene attenzione, non è prodotto tessile e scarto degli abiti, usati. Qui non stiamo parlando dell'industria tessile, ma stiamo parlando degli abiti usati. Quindi è tutta un'altra, vedete? È un prodotto già finito e scartato, selezionato e scartato. Tra l'altro anche messo sotto sequestro, ma la pulizia vera e propria è avvenuta molti mesi dopo. Mi è sfuggita queste sono le ecoballe. Ora il professor Fagnano mi dirà se questi elementi che sto mostrando sono elementi che potevano andare nel cosiddetto termovalorizzatore di Acerra. A questo punto posso chiudere. In realtà avevo una cartella per ogni comune, ma mi limito a questo. Ciro, casomai dopo nella discussione approfondiamo anche questo dossier fotografico. Sì, abbastanza Io esaustivo. ritengo che comunque sia stato importante presentare anche le foto, anche se abbiamo ritardato di 5 minuti, perché è importante poi dare anche un corrispettivo visivo a quello di Sì, cui abbiamo parlato. Quindi, certo. Ciro, ti ringrazio della presentazione, ti ringrazio dell'impegno che da decenni hai sul territorio. È un piacere poter collaborare con te, come sappiamo abbiamo fatto una sinergia proprio su questa tematica e passerei quindi la parola al Non ti sente? Non ho Sì. sentito. Non ho sentito. Passiamo la parola a lei, Sindaco. Stiamo introducendo, diciamo, cos'è la comunità del Parco Nazionale del Vesuvio. Non ho sentito questa parte. Vabbè, io innanzitutto saluto tutti gli intervenuti, saluto Silvano Somma che nonostante le difficoltà ad organizzare questo evento, dopo diversi tentativi, finalmente oggi ci ritroviamo qui. Probabilmente più affascinante farlo in presenza, come tante altre cose, però ci adattiamo al momento e voglio dire, comunque produciamo quello che dobbiamo per le nostre comunità. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento di Ciro che ha fatto un excursus come sempre molto puntuale della situazione all'interno del nostro parco e non solo.
Io da presidente della comunità probabilmente lo anticipavo, però non ho sentito il tuo intervento, rappresento i 13 comuni facenti parte del Parco Nazionale del Vesuvio. Sono stato eletto nel dicembre del 2018 e da allora, soprattutto nell'arco del 2019, perché poi nel 2020 è successo quello che tutti quanti noi sappiamo, abbiamo messo in campo comunque tutta una serie di iniziative, anche di monitoraggio e di presa di coscienza di quello che effettivamente all'interno del Parco Nazionale è avvenuto e sta tuttora avvenendo per quanto riguarda il rifiuto in generale. Partiamo proprio da questo termine, rifiuto. Rifiuto, io tra l'altro sono anche membro del Consiglio di Amministrazione del Lato, tre rifiuti. Infatti tra un po', come già anticipavo a Silvano, dovrò abbandonare i lavori perché c'è un importante Consiglio di Amministrazione da tenere. Rifiuti uguale soldi. E nel momento in cui questo binomio non viene in qualche modo scalfito, ci ritroveremo continuamente a parlarne. Il problema oggi per noi, per chi amministra i territori, ma anche per le associazioni, è trovare soluzioni. Mi riallaccio un po' a quello che diceva il professor Fagnano e Ciro Teodonno relativamente a quello che è l'emersione del lavoro nero. Se non si inizia a combattere quella che è questo problema alla radice, cioè facendo un controllo accurato a monte di chi, voglio dire, in maniera impunita continua a lavorare a discapito della concorrenza, dell'ambiente, cioè noi non ne usciremo mai. E non sono nemmeno troppo d'accordo con diciamo, l'analisi che faceva Ciro sulla questione dei deterrenti, cioè le telecamere, le sbarre. Non sono certo la soluzione quella, però rappresentano comunque un deterrente forte. Naturalmente se ci mettiamo la telecamera e di contro non ci mettiamo nessuno a guardarla, probabilmente noi il soggetto o i soggetti tra cui anche la criminalità organizzata, non dimentichiamo questo piccolo particolare, non è solo il poverello, il poveraccio che lavora in nero, c'ha la ditta e va a scaricare, o il vecchietto che lascia il polistirolo perché ha piantato i pomodori. C'è un altro problema che è quello della criminalità organizzata, che voglio dire è esteso non solo a Parco, ma è esteso a tutta la regione Campania, perché come dicevo intorno ai rifiuti girano milioni, centinaia di milioni di euro. Giusto per dare un termine di paragone, la voce rifiuti all'interno dei bilanci di un comune rappresentano circa il 30-40%, se non di più. Questo dà l'idea delle difficoltà che hanno anche gli enti oggi ad andare a recuperare all'interno delle aree, tra l'altro in alcune aree c'è pure un problema di accessibilità, perché magari vanno a sversare in anfratti o in gole dove già normalmente è complicato arrivarci, e pensare a rimuovere tonnellate di rifiuti, ecco, sversate dai furgoncini piuttosto che dai camion, no? Come diceva giustamente Ciro, addirittura dai mezzi pesanti che arrivano dove magari non possono arrivare i mezzi normali e sotterrano e hanno sotterrato amianto, guaine, tutti i rifiuti che al mercato, tra virgolette, del rifiuto per lo smaltimento occorrono cifre importanti.
Io posso rappresentare la mia esperienza in, diciamo, in questi anni per questa tematica. In primis, chi mi ha preceduto come sindaco, non come presidente della comunità, decise all'epoca di entrare a far parte dei comuni della Terra dei Fuochi. Questo non per mettersi una bandierina o per screditare un territorio, ma per entrare a far parte di un patto fondamentalmente, è un circuito di attività, perché noi la Terra dei Fuochi c'è un incaricato prefettizio che segue i lavori, si fanno tutta una serie di attività e anche chi è sottoscrittore di questo patto ha degli obblighi. Noi sindaci che abbiamo sottoscritto quel patto siamo obbligati ad eliminare quelle micro discariche di cui parlava Teodonno. Il problema è le eliminiamo e puntualmente a distanza di 3, 4, 5 mesi si ripresenta il problema, proprio perché c'è un problema soprattutto di natura culturale, che scaricare dove nessuno ti vede non ti crea problemi. Questo naturalmente, anche se voglio dire, questa cosa sta anche leggermente, si sta anche leggermente superando. Io noto con molta rassegnazione il fatto che, nonostante ci siano le telecamere anche negli svincolato stradale, non sto, proprio in questo periodo ci facevo caso, aumenta in maniera esponenziale questo sversamento incontrollato. Io mi confronto molto spesso con i carabinieri forestali e proprio in questi giorni hanno diciamo, beccato uno dei un vecchietto di circa 70 anni che andava a sversare dei tubi di plastica all'interno del parco, senza nessun motivo, voglio dire, di necessità, anche perché chi è attento a questa tematica sa bene che le isole ecologiche dei comuni, ormai tranne alcuni CER di rifiuti pericolosi, accettano quasi tutto, proprio per incentivare anche il contadino o il piccolo imprenditore a nero, come lo vogliamo chiamare, che è disonesto senz'altro, ma almeno a non fare un doppio danno, cioè consegnare comunque nella filiera legale questo rifiuto. Ecco qui che dobbiamo iniziare a pensare di produrre dei risultati partendo dall'informazione, da una campagna di sensibilizzazione. Ci vuole sicuramente prevenzione, e le telecamere, le sbarre, quello che sia, quello che è stato proposto anche all'interno della comunità, e che il parco, devo dire, in maniera molto disponibile ha fatto e sta continuando a fare, anche se devo registrare, rispetto a questa iniziativa, l'unico comune che ha partecipato è stato il mio, dopo che, voglio dire, tutti quanti avevano fatto questa istanza al parco di intervenire per dare una mano comunque ai comuni che si trovano in situazioni finanziarie praticamente al limite della sopravvivenza. Nonostante la disponibilità del parco, l'unico comune che ha presentato una progettualità è stato il mio. Naturalmente non voglio buttare la croce sui miei colleghi, l'iniziativa è nata tra metà e fine del 2019, quindi voglio dire, le tempistiche, poi sappiamo quello che è avvenuto adesso, diciamo in quest'anno, però mi ripropongo di sollecitare anche i miei colleghi all'adozione e alla presentazione di progettualità nel senso della prevenzione di questo fenomeno all'interno del Parco Nazionale. Io voglio dire, sono un po' scoraggiato. Sono scoraggiato perché negli anni, nonostante tutte le iniziative, Silvano e Ciro lo sottolineavano, droni,
Terra dei Fuochi, progetto Terra dei Fuochi, e sensibilizzazione delle amministrazioni, il problema continua a persistere. Naturalmente l'unica cosa che noi possiamo continuare a fare in primis è bonificare questi siti. Ripeto, noi lo facciamo con grande fatica, ma lo continuiamo a fare. Bisogna sensibilizzare senz'altro la popolazione a denunciare quando vedono che all'interno di queste stradine, strade vicinali, alvei, entrano macchine, entrano camioncini atti a sversare, serve una mano, onestamente. È evidente che da soli probabilmente non riusciremo nel nostro intento. Per quanto riguarda, e concludo, poi eventualmente rispondo a qualche domanda se qualcuno è interessato, per le grandi discariche, cioè quelle che negli anni 80 hanno preso il posto in maniera stabile all'interno del nostro parco, io ho sollecitato già all'interno della comunità lo stesso presidente affinché si prodigasse presso il ministero per una bonifica definitiva di queste aree. Onestamente è già il parco più piccolo d'Europa in termini di estensione, sicuramente il più antropizzato. Se ci mettiamo anche delle discariche non siamo in grado di toglierle, onestamente credo che il futuro del parco sia segnato. Dobbiamo dare comunque una svolta in tal senso, che deve andare necessariamente al di là delle parole, dei buoni auspici, ma si deve concretizzare con fatti reali e soprattutto che siano, da un punto di vista della tempistica, rapidi. Sindaco, io la ringrazio, soprattutto diciamo che ringrazio anche il sindaco Palumbo. Sicuramente è un momento difficile per i comuni, quindi è un momento in cui l'unico e il principale pensiero è il Covid, perché si vedono morire i propri cittadini, non è niente di bello, no, probabilmente non è da augurare a nessuno, e nonostante questo ci avete concesso di fare questa importante evento oggi. Le volevo fare una domanda io, nello specifico, ritornando a quella che è stata, diciamo, la manifestazione di interesse del Parco Nazionale per attingere fondi per sbarre, videocamere e tutte le altre misure di prevenzione. Questa manifestazione di interesse è ancora attiva oppure era qualcosa a scadenza e quindi alla quale non si può più accedere? No, è una misura a sportello. C'è un capitolo all'interno del bilancio del parco che prevede questi fondi in base alle richieste che pervengono, e mi auguro possano pervenire nelle prossime settimane e mesi. Il parco resta disponibile a finanziare comunque questi progetti. Quindi i soldi ci sono, praticamente stanno là stanziati proprio per questo. Assolutamente sì. Okay, è un perfetto. Progettualità e basta. Sì. Perché ovviamente in un'area protetta c'è bisogno di un progetto anche per mettere una sbarra, giustamente. Sì, no, quindi, ma ovviamente anche pareri agli organi preposti, al di là di tutti i vincoli di cui parlava Ciro, c'è anche, non dimentichiamoci, anche quello della sovrintendenza ai beni ambientali e paesistici, quindi sì, c'è anche quello da vagliare. Personalmente io ritengo che le sbarre spesso siano una buona soluzione, perché tante strade vicinali sono state, tra virgolette, messe in sicurezza proprio grazie a queste sbarre, di cui poi veniva data la chiave alle autorità competenti, ex corpo forestale, a tutti i proprietari, però in questo modo si impediva probabilmente a quei cittadini estemporanei che facevano la genialata di sversare all'interno del bosco di accedere a quel fondo. Quindi speriamo che appunto anche gli altri comuni raccolgano questo suo appello e quindi il parco magari viene tempestato di domande per questi finanziamenti nella prossima settimana. La ringrazio, sindaco. Grazie a lei.
Passiamo adesso la parola al sindaco di Torre del Greco, il dottor Giovanni Palomba, sindaco appunto del quale comune noi abbiamo proprio la sede della nostra associazione. Quindi il sindaco è qui per fare un saluto istituzionale a nome del comune di Torre del Greco e dopo la parola passerà al dottor Arvonio Raffaele, che è l'assessore all'ambiente del comune di Torre del Greco, che ci dirà come il comune sta decidendo di muoversi per questa problematica sia degli sversamenti estemporanei, gli sversamenti illegali, sia per quella proprio della discarica, della famosa discarica presente all'interno del comune del parco, quella di cui parlava Ciro. Le do subito parola il dottor Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco. Sindaco, non si vede molto. Ci sente? Ha il microfono staccato. Mi senti? Vi sentiamo, però non vi vediamo. Se forse c'è una luce è meglio. Aspetta un attimo, scura. Un secondo. Sì. Francesco. Quasi va, dovrebbe, mi sto facendo aiutare da mio figlio che è più tecnico. Scusa. Io penso è solo un fatto di illuminazione da dove proviene la luce. Vabbè, possiamo anche provare così, sindaco, non vi preoccupate, diciamo. Si sente, l'audio si sente bene, quindi dobbiamo più ascoltare che vedere. Allora, Stefano, io mi fa piacere essere presente in questo vostro forum. Tu lo sai che io ogni volta che mi chiamate sono sempre a disposizione. E il forum è importante perché tratta di quelli che sono gli sversamenti illeciti nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. Quindi la mia vicinanza a tutte le tematiche che voi portate avanti, la vostra associazione come tante altre associazioni. È una tematica importantissima, quella che viene trattata oggi pomeriggio, e vi ringrazio tutti voi per questo focus di approfondimento e per il lavoro che quotidianamente in sordina svolgete sui nostri territori. In un momento questo, Silvano, del Covid, dove ognuno di noi è impegnato in prima fila, in prima linea, e noi come sindaci che chiediamo anche tanti aiuto anche alle associazioni per una collaborazione che in questo momento è fondamentale. Poi sarà l'assessore Arboni che vedo in linea a darvi un po' tutte le comunicazioni che voi giustamente chiedete. Saluto. Grazie. Anche Giacchino Madonna. E quando Giacchino dice quello che sono anche l'aiuto dei cittadini, ogni qualvolta si vede all'interno dei sentieri macchine o persone che praticamente fanno il danno a quello che è un bene del nostro territorio, e quello che poi Raffaele vi dirà pure, quello che noi poi sul territorio si fanno, e tu lo sai bene, è questo di chiedere, noi non ne, cioè, quando chiediamo collaborazione ai cittadini, devono capire che lo sforzo che uno fa con i controlli e con i pochi uomini che abbiamo, ne abbiamo bisogno, perché una segnalazione di più occhi è importantissimo. È logico che nel momento in cui c'è la segnalazione, cioè deve essere poi anche l'intervento. E in questo noi siamo stati aiutati anche per le complicanze all'interno sul territorio nostro, da filmati o da segnalazione dei cittadini per quanto riguarda questo sversamento di rifiuti o di tante altre cose. Un buon lavoro e un buon proseguo. Grazie mille a lei, sindaco, grazie di cuore e grazie per questo intervento nonostante la situazione difficile che il comune sta vivendo. Passiamo quindi la parola al dottor Arvonio, l'assessore all'ambiente del comune di Torre del Greco, che ci darà appunto dettagli di qual è la condizione attuale di Torre del Greco su questa problematica e soprattutto di quali sono le soluzioni attuali e future alla stessa.
Sì, buonasera Silvano, un saluto a tutti i relatori, anche ai cittadini da casa. Innanzitutto vi volevo ringraziare perché sono dell'idea che quando c'è un problema vada affrontato subito, quindi è solo attraverso il discorso, quindi la discussione, anche interventi accesi, che si può arrivare a trovare una soluzione congiunta e questa sinergia che si sta creando questa sera, ma anche abbiamo avuto modo di provarla e toccarla con mano già nel corso degli ultimi mesi, solo così si può andare avanti e trovare delle soluzioni che poi ci diano dei risultati concreti. È un tema importante quello del Parco Esue e degli sversamenti. Io mi limiterò certamente a parlare solo del territorio di Torre del Greco, nella duplice veste sia di assessore alla Polizia Municipale che all'igiene urbana. Quindi un problema che mi tocca personalmente e che cerco di affrontare. Ecco, nell'arco di quest'ultimo anno sono assessore da un anno e un mese circa qui a Torre del Greco, quindi posso parlare dal primo giorno di insediamento a quello che è stata, diciamo, quest'ultima annata e prospettive future. Parlerò prima in generale e poi magari sugli sversamenti speciali, magari alle falde, quindi sul circondario del Vesuvio. All'insediamento ecco, dell'assessorato ho trovato una situazione abbastanza ecco, deprimente, con una percentuale di raccolta differenziata intorno al 20%. Fortunatamente è in atto già un avvio della raccolta differenziata col porta a porta, iniziata purtroppo in pieno Covid il 16 di marzo, il che ha fatto un po' rallentare questa fase di start-up. Fortunatamente, però, con l'avvio della raccolta porta a porta abbiamo visto che c'è stato un salto di raccolta differenziata che fortunatamente si è assestato intorno al 50%. Quindi posso dire che negli ultimi 5-6 mesi c'è stata tanta popolazione che ha risposto positivamente, che già faceva la raccolta differenziata, e col passaggio al porta a porta ci ha permesso di fare questo salto di qualità. Un salto di qualità che purtroppo ecco, cammina con una zavorra, perché comunque sono ancora tanti gli sversamenti che sono sotto gli occhi di tutti, che nonostante siano in diminuzione, sono ancora ecco, tanti. E mi riferisco ai tanti ingombranti, ai tanti rifiuti speciali che giorno per giorno, diciamo, vediamo disseminati sul territorio. Abbiamo fatto un censimento. Forse ne spontano circa 100 sul territorio, c'è stato un decremento, ma sono ancora tanti. Allora, che cosa è stato fatto? Uno dei primi atti scritti dal sottoscritto, scusate il gioco di parola, alla fine dell'anno scorso è stato proprio quello in vista di implementare i controlli sul territorio. I controlli sul territorio, quindi attraverso la repressione, ma anche attraverso azioni poi di prevenzione, vi dirò anche come. Un controllo sul territorio che abbiamo implementato agli inizi di quest'anno. Prima il Corpo di Polizia Municipale non aveva, diciamo, un ufficio, non aveva degli uomini che si dedicavano totalmente al settore, diciamo, ambiente e igiene urbana. Da qualche mese abbiamo istituito un ufficio, quindi abbiamo del personale che sta seguendo solo la problematica degli sversamenti di rifiuti, e il risultato è sotto gli occhi di tutto, ma di tutti, attraverso sia, diciamo, delle discariche visive che si sono ridotte, ecco, sia numericamente, ma anche attraverso il numero di verbali. Nel corso del 2019 i verbali elevati si contavano sulle dita di una mano, oggi viaggiamo con la media 80-90 verbali al mese, quindi vi posso dire che si sta facendo una forte azione di repressione. Questo purtroppo non è, ecco, non è la panacea di tutti i problemi. A volte si sente sempre le persone che dicono c'è bisogno di controllo, c'è bisogno di fare le multe. Questo però è solo la seconda parte, dove bisogna agire soprattutto sulla prevenzione e sull'informazione alla cittadinanza. Come dicevo, ecco, partire col porta a porta in pieno Covid con le scuole chiuse ci ha precluso questa possibilità di fare tanta sensibilizzazione proprio con le scolaresche e proprio con i bambini, perché poi alla fine sono il viatico ottimale per entrare anche all'interno delle abitazioni. Ciò nonostante, proprio qualche giorno fa abbiamo bandito un avviso pubblico chiamando appunto tutte le associazioni del territorio che volessero
dare una mano e fare sensibilizzazione, è uscito un bando pubblico per fare proprio promozione e sensibilizzazione rivolta proprio alle scolaresche. Avremmo preferito di persona attraverso tutor qualificati che potessero andare materialmente presso le scuole. Ci siamo dovuti limitare diciamo a dire che siamo intenzionati ad avere almeno del materiale da poter mandare magari in video lezioni, in video proiezioni ai bambini delle nostre scuole. Quindi questa è solo una delle prime azioni, ma per far capire che bisogna sì fare repressione, ma interagire e agire soprattutto sulle nuove generazioni. Prima Ciro Todon ha detto una cosa importante quando parlava appunto degli sversamenti abusivi, che alla fine ci fanno un doppio danno, perché vanno sì a deturpare il territorio, ma poi alla fine ci fanno anche un danno economico. Ecco, molte volte abbiamo beccato delle persone a sversare rifiuti, oppure magari abbiamo rinvenuto dei documenti di persone private nelle parti più disparate del paese. La giustificazione è sempre la stessa: magari si sono affidati al rigattiere di turno vicino di casa per smaltire un po' di roba. La gente, io cerco più volte di farlo capire anche attraverso varie testate, che purtroppo smaltire attraverso rigattieri, attraverso l'amico di famiglia, attraverso il vicino di casa, è un doppio danno, perché magari per pochi euro vado a smaltire in nero un determinato rifiuto, quel rifiuto poi alla fine me lo vanno a smaltire sullo stesso territorio, e alla fine il costo dello smaltimento viene comunque ripartito per tutta la cittadinanza, e ce lo ritroviamo poi sulla tariffazione etaria. Quindi oltre il danno la beffa: avrò un paese deturpato e avrò un aumento della tassa dei rifiuti. Questa è una cosa importante, e la cosa emblematica appunto è far capire alla gente che nel corso di questo 2020, solo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, quando parlo di rifiuti speciali parlo di amianto, parlo di calcinacci, parlo magari di bidoni di vernici sul territorio, il comune ha speso circa 400.000 euro. Per un comune di Torre del Greco può sembrare poco, ma vi assicuro che è tanto. Quindi noi come amministratori, ma penso che ogni cittadino amministrando una cosa pubblica, è naturale che piuttosto che spendere soldi per lo smaltimento di materiale rinvenuto sul territorio, è importante allora, ecco, la progettualità. Quindi investire su impianti di videosorveglianza, su fototrappole e sul controllo del territorio, perché piuttosto che smaltire, a questo punto è meglio prevenire. Ecco, l'anno scorso il territorio di Torre del Greco non aveva fototrappole sul territorio. Il comando ha un buon apparato di videosorveglianza, però il problema appunto è quello: chi guarda queste videocamere? Il personale è veramente ridotto all'osso. All'inizio di quest'anno ho preteso un monitoraggio più accurato attraverso anche l'uso delle fototrappole, perché magari il fatto di doverle andare a prendere ogni tanto e a vedere le immagini, c'è un maggiore controllo e i risultati si stanno avendo. E siamo partiti i primi mesi con un progetto sperimentale con 5 fototrappole. La cosa è andata abbastanza bene, abbiamo implementato il numero. Ad oggi abbiamo 15 fototrappole sul territorio che girano su quei siti che sono appunto oggetto di sversamento continuo, e ci sta permettendo veramente di rintracciare varie piste. Stiamo convocando cittadini, stiamo convocando ditte che smaltivano in modo illegale, quindi stiamo rintracciando e venendo a capo di una situazione che purtroppo andava avanti da tempo. In alcuni casi il problema comunque non si risolve, perché una volta bonificato il sito, fatto qualche verbale, dopo 5-6 mesi ci ritroviamo sempre nello stesso punto di prima. Quindi appunto, come si diceva, il controllo e il videocontrollo potrebbe non bastare. Gli sversamenti sono anche e soprattutto un problema sociale. Quindi andare a monte, andare a prevenire attraverso la comunicazione con le persone è molto importante. Quindi da amministratori stiamo appunto andando su due binari: sulla prevenzione e sulla repressione. Voglio fare i complimenti alle associazioni, sia Prima Aurora che CAI e TAM, che vedo ben rappresentate dai loro presidenti, perché nel corso di quest'estate ci hanno proposto una collaborazione attraverso la prevenzione incendi.
e ci hanno collaborato appunto nel monitoraggio degli incendi sul Vesuvio. Volevo annunciare in anteprima che ecco, nel corso delle ultime settimane ci hanno proposto anche una collaborazione in materia di monitoraggio ambientale. In queste ore il comandante Visone sta predisponendo anche questa autorizzazione in modo tale da avere un supporto ulteriore sul territorio con chi conosce il Vesuvio, conosce i sentieri, conosce gli sversamenti e come sono ubicati. Quella mappatura è molto veramente dettagliata e può servire a noi come territorio di Torre del Greco, ma penso a tutti i comuni del parco. Quindi mi auspico che questa collaborazione si possa anche avere in futuro. Appunto ieri in un confronto con tutti gli amministratori del gruppo di maggioranza del Comune di Torre del Greco abbiamo parlato di questa importanza e della collaborazione con le associazioni del territorio. Oggi partiamo con una collaborazione ecco, gratuita con Primarora e con Caetam, però abbiamo già detto che per il 2021 vogliamo partire con un vero e proprio bando, un avviso pubblico, chiamando in causa le varie associazioni del territorio torrese, magari anche dando un contributo sotto forma ecco, di rimborso spesa, ma affinché ci sia un controllo e un affiancamento costante con le istituzioni. Ecco, purtroppo andare da soli avanti ci porta a fare piccoli passi, camminare insieme a tante associazioni e a tanti volontari ci fa fare veramente il salto di qualità. Soprattutto poi quando gli interventi da parte vostra sono belli, pertinenti e fondati. Ne ho avuto modo, soprattutto nell'osservazione che ci è pervenuta alla parte ecco, strutturale del PUC, attraverso appunto, volevo dire che le vostre associazioni ci hanno fatto pervenire delle osservazioni in merito alla porcilaia, no? La cosiddetta porcilaia che non era stata censita nella parte strutturale del PUC. Questa osservazione è molto pertinente e fondata e sicuramente sarà recepita nella fase operativa del PUC, che è la parte che andremo ad approntare da qui a poco. Quindi questo ci fa capire che state sul pezzo, ci state dando veramente una grossa mano e penso che si possa fare ancora tanto. Questa sinergia mi fa ben sperare. Penso di aver toccato in pochi minuti ogni piccolo diciamo spunto di riflessione in materia, parlando della situazione attuale e parlando di quello che stiamo facendo e che faremo da qui a breve. Come percentuale di raccolta differenziata, dicevo, ormai stiamo intorno al 50%, ma il salto di qualità lo vedremo, penso, solo fra qualche anno. Torresi purtroppo non erano abituati ad una raccolta differenziata così spinta e soprattutto penso che questo passo lo vedremo da qui a poco con l'apertura di un centro di raccolta, no? Le cosiddette isole ecologiche, magari con il badge magnetico, con sconti, con agevolazioni. Quindi solo così si può creare il salto di qualità e si può creare veramente un ciclo virtuoso dei rifiuti. Stiamo mettendo in campo tante iniziative, dalle scolaresche al plastic free. Purtroppo il problema appunto del Covid ha toccato non solo la vita sociale ma anche quella amministrativa, stando a rallentare alcune iniziative che stavamo lì approntando per andare nelle scuole. Passo la parola a Silvano e resto a disposizione per eventuali inventi e magari dibattiti sulla tematica. Assessore, la ringrazio ovviamente come sempre sia da parte di Primarora che del CAI, il comune, il parco e in generale l'ambiente avrà sempre la massima disponibilità perché lo abbiamo fatto sempre e lo continueremo a fare perché crediamo nella possibilità che il territorio si possa migliorare e che soprattutto possa tornare ad essere qualcosa di libero accesso a tutti, perché se è di libero accesso a tutti le persone positive, coloro che ci fanno attività positive, non possono far altro che tenere lontani coloro che pensano che il parco sia appunto una discarica a cielo aperto. Mi permetto di farle già, poiché siamo in linea con i tempi, mi permetto di porle alcune domande che sono state fatte all'interno della chat della diretta e una domanda che diciamo appunto veniva a me anche sulla falsariga del discorso del dottor Madonna. La mia domanda è questa: lei pensa che sia possibile che il Comune di Torre del Greco anche nei prossimi mesi possa fare richiesta di finanziamento
per appunto posizionare sbarre in zone strategiche, e per zone strategiche intendo proprio quei punti magari in cui Ciro prima ci ha mostrato siti di sversamento. Sì, sicuramente sì, mi ero già appunto la notizia in merito a questo bando del parco del Vesuvio, quindi se possiamo attingere attraverso una progettualità saremo pronti, diciamo, a cogliere questa opportunità. Quindi già mi ero appuntato la notizia, quindi siamo sempre lì, lì vigili a presentare progettualità. Lo abbiamo fatto anche con la prefettura di Napoli, presentando un grosso progetto di videosorveglianza, sperando che ci venga approvato un progetto che ci porta ad implementare il servizio con un progetto di oltre 1 milione di euro. Quindi siamo lì lì a presentare progettazione, pronti a cogliere ogni opportunità. Quindi se questo può essere un'opportunità, ecco, ben vengano incontri come questi affinché si possa parlare di opportunità pratiche da mettere in campo. Quindi perfetto, sicuramente presenteremo questa progettualità. Perfetto, poi c'erano due domande che le porgo assieme e qui le chiedo, diciamo, una risposta veloce appunto per lasciare spazio agli altri. Uno dei cittadini, certo, chiedeva, diciamo, se si possono usare che le persone che fruiscono il reddito di cittadinanza per controllare la problematica degli sversamenti, e invece un altro cittadino ci chiedeva se, diciamo, non fosse il caso di posizionare un altro isola ecologica soprattutto per lo sversamento, per il deposito degli ingombranti all'interno del comune, poiché l'unica isola ecologica è lontana 8 km ad esempio dalla periferia di Torre del Greco, certo, e quindi spesso può essere poi quella la cosa, certo, che spinge senza nessuna giustificazione. Rispondere subito perché vedo che ho la batteria del telefono 1%, non vorrei poi cambiare il telefono, quindi cerco di andare subito, sì, al punto. Vado subito un attimo al problema della sede per lo sversamento degli ingombranti. Al momento c'è solo la sede di Santissima Trinità, ma come le dicevo, ecco, prossimamente sarà approvato un progetto per un centro di raccolta presso Viale Sardegna. In quel caso ci sarà una vera e propria isola, un centro di raccolta che sarà molto più grande, e la cosa importante è che si trova al centro del paese. Quindi la Sardegna, che si trova appunto in posizione più centrale, sicuramente ecco, recepirà anche le istanze da una parte di Torre del Greco, Torre Annunziata, che sarà più vicina appunto a Viale Sardegna rispetto diciamo al punto attuale di Santissima Trinità. Quindi questo punto di Santissima Trinità era solo un modo per tamponare e per arrivare poi alla realizzazione del vero e proprio centro di raccolta che sorgerà a Viale Sardegna. Vado sull'altra domanda in merito all'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza. Alla fine ci possono aiutare, ma per quanto riguarda la prevenzione, ma di sicuro non il controllo. Quindi purtroppo, ecco, utilizzare delle persone che poi non possono alla fine sanzionare e andare, diciamo, a redarguire in modo anche abbastanza duro un cittadino è purtroppo, diciamo, una limitazione. Abbiamo lo stesso problema con le guardie ambientali, che nonostante un corso di formazione come guardie ambientali, al momento non possono effettuare, diciamo, verbali, e quindi ci stanno facendo solo la parte di sensibilizzazione. Quindi al momento abbiamo optato per l'utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza per altri tipi di attività e non quelle di controllo, ecco, lasciandole ai vigili urbani e ad attività, diciamo, cioè a persone che possano poi intervenire in maniera forte, in maniera adeguata. La ringrazio, assessore, la ringrazio dell'intervento e la ringrazio, diciamo, della massima disponibilità che ci dà sempre ogni momento in cui c'è bisogno di relazionarsi su queste problematiche. Passo velocemente la parola al dottor Madonna, che ci vuole salutare poiché è appunto impegnato in un appuntamento istituzionale, quindi lascio un attimo la parola al dottor Madonna e poi continuiamo con il professor Fagnano. Sì, grazie Silvano, mi dispiace, come avevo preannunciato prima, ho un altro impegno, mi dispiace non proseguire i lavori perché veramente è un tema molto molto interessante. Aggiungo solo una piccola cosa alla richiesta che veniva fatta da un cittadino, probabilmente. Proprio in questi giorni stiamo discutendo di ampliare gli impianti per gli ingombranti nei comuni del lato 3, quindi il sindaco Palumba, voglio dire, a conoscenza di questa possibilità,
c'è la possibilità da parte del lato di finanziare progetti che vanno in tal senso, quindi anche in questo caso se ci sono comuni interessati possono fare istanza al lato 3, diciamo in forma assolutamente autonoma, c'è stato un avviso esplorativo, attendiamo le richieste. Dopodiché saluto tutti i relatori e ti ringrazio per l'invito, un saluto a tutti. Grazie mille a lei Sindaco, grazie mille e buona giornata. Grazie. Andiamo avanti allora con il professor Massimo Fagnano, professore ordinario presso il Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II e coordinatore del progetto EcoRemed, appunto nel quale si è trattata la bonifica di alcuni siti inquinati della Terra dei Fuochi. Quindi non toglierò altro tempo al professore e le do subito parola. Professore, il microfono. Il microfono disattivato. Andrò un po' fuori tema, quindi come ti avevo preannunciato non è che mi occupo di rifiuti, toccheremo marginalmente la storia dei rifiuti, ma il mio ruolo è quello di lavorare sul risanamento dei suoli contaminati e vi racconterò appunto le nostre esperienze nella Terra dei Fuochi proprio su questo argomento. Adesso condivido lo schermo. Dovreste fra poco vedere la presentazione. Sì, un attimo solo che la stiamo attivando, professore, perché eccola qua, c'è. D'accordo. Allora, parliamo quindi della vegetazione che può intervenire negli ambienti degradati, ma soprattutto sui suoli degradati, attraverso tre meccanismi previsti dalla normativa vigente. Il ripristino ambientale, che significa migliorare la fertilità dei suoli, il paesaggio, la biodiversità, i servizi ecosistemici. La messa in sicurezza, che significa stabilizzare, bloccare i contaminanti e impedire ai contaminanti di muoversi e raggiungere l'essere umano. Oppure la bonifica vera e propria, che significa eliminare i contaminanti dei suoli attraverso l'estrazione e l'accumulo dei metalli pesanti nella parte aerea o attraverso la biodegradazione degli inquinanti organici. Poi la vegetazione ci può aiutare per quanto riguarda il monitoraggio, come vedremo dopo, e l'analisi dei rischi, e quindi prevalentemente parliamo di suoli. Solo in parte si ragiona di discariche quando parliamo di ripristino ambientale. Per esempio, come vediamo in queste immagini, intervenire con la vegetazione sopra per ripristinare l'ecosistema al di sopra del capping di una discarica. Le nostre attività nella Terra dei Fuochi sono state fatte a partire dal 2013 a Trento La Ducenta, un sito che per tradizione popolare era un sito di sversamento di rifiuti, abbandonato dal proprietario perché anziano, non aveva più voglia di coltivarlo, la gente ne ha approfittato per buttarci circa 30 tonnellate di rifiuti, prevalentemente scarti di demolizione anche in questo caso. Dopo aver tolto i rifiuti abbiamo piantato un bosco di pioppi, abbiamo fatto le analisi, abbiamo visto che la contaminazione, cioè che i suoli non erano contaminati e di fatto abbiamo trasformato un sito di stoccaggio in un bosco di pioppi che poi è stato restituito al proprietario che ha cominciato a utilizzarlo per farsene un po' di legna per la casa. L'altro sito sul quale abbiamo lavorato era di proprietà del comune di Teverola, un sito di stoccaggio temporaneo dei rifiuti per fronteggiare la crisi del 2008. Abbiamo trovato qua circa una decina di tonnellate di rifiuti che abbiamo dovuto smaltire, comprese guaine di asfalto bruciate. Anche in questo caso, una volta eliminati i rifiuti, i suoli non erano contaminati, ma erano molto degradati fisicamente, praticamente erano compattati e destrutturati. Per cui l'unica pianta che è riuscita a crescerci è la canna comune e in questo caso abbiamo trasformato un sito di stoccaggio in un canneto impenetrabile. Quindi anche la barriera fisica all'uso improprio può essere uno dei ruoli della vegetazione, perché mentre prima era agevole andare lì e buttarci qualcosa, attraversare il canneto diventa un po' più complicato. Poi Silvano mi ha chiesto di specificare perché in tutto il mondo, in nessuna parte del mondo si bonificano le discariche, ma si mettono in sicurezza.
perché bonificare una discarica è una cosa che non ha nessun senso. Praticamente io svuoto una discarica per riempirne un'altra. E oltre a questo c'è un discorso di costi, non solo economici, ma anche ambientali e sanitari. Vi faccio solo un piccolo esempio. Mettiamo una discarica di un ettaro di superficie profonda 20 metri. Parliamo di circa 200.000 metri cubi, che dovrebbero pesare intorno a 250.000 tonnellate. Solo per poterle smaltire in un'altra discarica io devo spendere 130 milioni di euro. E parliamo di soldi pubblici, non si possono spendere inutilmente i soldi pubblici. Ma pensate a quante cose si possono fare con 130 milioni di euro. Se vogliamo rimanere nel campo delle discariche, giusto per dirne una, noi possiamo mettere in sicurezza tutte le discariche della regione Campania con i soldi che spenderemmo per bonificare una sola discarica. E poi ragioniamo un pochettino sui costi ambientali, anche sanitari. Immaginiamo, ho fatto un po' di conti, immaginiamo di usare camion da 30 tonnellate, ci vogliono circa 900 camion per svuotare questa discarica di questo esempio. E se vivessimo in un mondo ideale in cui riusciamo a riempire un camion al giorno, avremo bisogno di circa 1000 giorni. 1000 giorni in termini di anni significa 5 anni minimo, ma anche di più. Perché durante questo periodo dobbiamo eliminare i giorni con la pioggia, i giorni dopo la pioggia, dobbiamo tenere presente che la popolazione scenderebbe in strada, perché movimentare un corpo rifiuti di una discarica significa far innalzare nell'aria vapori e puzzolenti e tossici, e sicuramente la popolazione scenderà in strada per bloccarlo e ci saranno denunce e proteste. Per cui 5 anni possono essere anche 10, ma voi vi immaginate 5 anni con un camion al giorno che attraversa il nostro territorio con questo materiale puzzolente? Secondo me proprio non è realizzabile. Ma poi immaginiamoci di riuscirci. Dopo che facciamo? Lasciamo il buco profondo a 20 metri? No, questo buco lo dobbiamo riempire prendendo il terreno da qualche altra parte, se in questa qualche altra parte ve lo fanno fare un buco. E poi come riempiamo quest'altro buco? Come vedete è una cosa che non ha senso. E perché ancora oggi c'è chi, anche in buona fede, ragazzi, comitati, parla di bonificare le discariche? Probabilmente perché si illude di fare il bene della popolazione, in realtà sta facendo gli interessi di imprese di Movimento Terra, perché solo le imprese di Movimento Terra sono quelle che ci guadagnano dalla bonifica delle discariche. E con questo credo di aver detto tutto. Cosa si fa invece nelle discariche? Qua vediamo vicino Roma, la discarica è stata messa in sicurezza, cioè è stato realizzato un'impermeabilizzazione con una serie di strati impermeabili. Vedete i pozzi di captazione del percolato e del biogas per evitare la percolazione, e poi è stato messo un metro di terreno sopra. Cosa succede su questo metro di terreno? Normalmente gli ingegneri ci fanno crescere l'erba spontanea, ma sappiamo tutti che in area mediterranea, almeno dalla Toscana in giù, durante l'estate la vegetazione secca e quindi diventa un innesco per gli incendi. E una volta che si è incendiato, poi quando viene a piovere il terreno è nudo, scoperto, e quindi viene eroso, fino a, soprattutto nelle scarpate più in pendenza, fino a denudare i teli. Ma il fatto degli incendi delle discariche non è un fatto eccezionale, è un fatto ricorrente. Ogni anno si bruciano 3-4 discariche in Italia. Qua vi faccio vedere immagini del Lazio, della Lombardia, della Toscana. In basso a destra vedete la famigerata Resit di Giuliano. Quindi si bruciano le discariche. E invece nel mondo che cosa fanno? Una volta che hanno messo in sicurezza una discarica, ci realizzano dei parchi che vengono restituiti alla popolazione. Vedete in basso a destra, addirittura ci hanno creato un centro sportivo in America sulle discariche. Perché solo la popolazione, solo i cittadini, e con questo sono d'accordo con quanto hanno detto il dottore Madonna e anche l'assessore Arboino, solo un patto tra amministrazioni e cittadini ci può garantire la tutela dell'ambiente. Perché è inutile nascondersi, le istituzioni non ce la fanno a controllare il territorio. Il territorio deve essere controllato dai cittadini e dagli agricoltori che coltivano i campi e dai giardinieri che gestiscono questi parchi.
qua vediamo altre discariche trasformate in parchi e restituite alla cittadinanza. Perché solo in Italia è un tabù? Forse perché in Italia le ditte di movimento terra sono più potenti, non saprei. Però ecco, questa deve essere la sfida, trasformare le discariche in parchi e restituirle alla cittadinanza. Perché una volta che abbiamo realizzato un parco, pensiamoci bene, il sito non è più abbandonato, deve essere frequentato quantomeno dai giardinieri che devono irrigare e curare il parco. E immaginatevi poi il valore simbolico che tiene, educativo che tiene questo parco. Il parco diventa un monumento. Cosa significa monumento? Significa un'opera che serve a testimoniare e ricordare ai cittadini la trasformazione di un'area degradata in un'area, in un simbolo di riscatto e di rinascita. Per questo il ruolo della cittadinanza per attività sociali, ricreative, sportive è fondamentale. E vi voglio fare l'esempio di quello che abbiamo cercato di fare alla famigerata discarica Resit di Giuliano, che è stata confiscata a Cipriano Chianese, condannato, se non mi ricordo male, a 20 anni di galera per il traffico di rifiuti. E io, dal commissario De Biasi, che ha gestito questa cosa, ha realizzato un parco su questa discarica di 6 ettari, credo una delle più grandi della Campania, e poi ha ospitato opere d'arte. Qua vediamo i pannelli che ci ha fatto Giorit, ha invitato gli studenti del liceo artistico di Napoli per le loro attività, ha coinvolto i ragazzini della scuola Don Salvatore Vitale di Giuliano, che hanno creato questa associazione Giovani Reporter, e si occupano di fare educazione ambientale, di fare informazione, perché soprattutto le scuole, i ragazzini, sono dei buoni veicoli di messaggi sani. E in basso vedete me e il dottore De Biasi che ragioniamo e discutiamo con i ragazzini durante una delle tante attività di educazione ambientale. Ma torniamo al ruolo delle piante nella messa in sicurezza. Messa in sicurezza, abbiamo detto, lo fanno in tutto il mondo, è la cosa più efficace. Generalmente si fa con una colata di cemento. Qua vedete l'impianto petrolchimico di Ro, che è stato messo in sicurezza con una piattaforma di cemento armato che poi è stata utilizzata per realizzare l'Expo di Milano. Noi siamo agronomi, mi occupo di questo nella facoltà di agraria, per cui noi vogliamo realizzare la messa in sicurezza con la vegetazione. E la cosa più interessante che abbiamo fatto è stata la Ecobat di Marcianise. La Ecobat è una multinazionale che ha una trentina di impianti sparsi per il mondo e riciclano il piombo dalle batterie. A Marcianise avevano questi due appezzamenti riquadrati in rosso, pesantemente contaminati da piombo e cadmio. Questo era il sito quando ce l'hanno messo a disposizione. Noi già in pochi mesi abbiamo realizzato la messa in sicurezza con un tappeto erboso, con un miscuglio di specie che garantisse la copertura vegetale anche durante l'estate. E poi c'erano i filari di pioppo per ridurre il vento e quindi ridurre il sollevamento delle particelle di terreno. Bene, questo come cittadino campano è stata una grande soddisfazione, perché quando i direttori di tutti e 34 gli stabilimenti mondiali della Ecobat sono venuti a visitare questo impianto, ci sono rimasti, ci hanno fatto i complimenti, e l'impianto di Marcianise è stato nominato come il miglior impianto del mondo di questa multinazionale, con questa attività che loro hanno pubblicizzato come il bosco in fabbrica. E tra parentesi, loro utilizzano il legno di pioppo che assorbe il piombo per fondere le batterie piene di piombo, quindi lo riutilizzano nel ciclo produttivo degli ingotti di piombo che loro producono e vendono, quindi non producono più rifiuti da questo tipo di attività, quindi è un'economia circolare, se ne parla tanto, veramente, concretamente realizzata. Poi vi voglio raccontare di quello che abbiamo fatto al podere San Giuseppiello di Giuliano, sequestrato a un clan camorrista che utilizzava il sito per sversarci fanghi industriali, prevalentemente fanghi di conceria, e che da una prima caratterizzazione fatta dal Ministero dell'Ambiente risultava uniformemente tutto contaminato. Pensate che la proposta del Ministero dell'Ambiente era quella di scavare fino a 1,5 metri di profondità e portare tutto in discarica, e faccio lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, con quali costi? Vabbè, la stima dei costi era circa 20-25 milioni di euro. La contaminazione, secondo loro, era prevalentemente determinata da cromo e zinco. Qua vediamo il sito quando ce l'hanno consegnato nel 2014, già
l'anno dopo abbiamo realizzato immediatamente una messa in sicurezza di emergenza perché non sapevamo cosa avremmo trovato con il solito tappeto erboso. Poi abbiamo voluto capire dove stesse questa contaminazione, perché loro dicevano che era omogeneamente contaminato. Allora, con questo strumentino che misura la fluorescenza a raggi X, in un paio di giornate di lavoro siamo riusciti a fare 500 analisi circa per avere una mappatura di grande dettaglio, la vedete in basso a destra, che ci fa capire che il sito di oltre 6 ettari non è tutto contaminato, ma è contaminato in alcune chiazze, e in particolare quella centrale, oltre ad avere il cromo e lo zinco, aveva il piombo. E quindi si trattava di andare a indagare su quelle aree e non su tutto l'appezzamento. Ma trattandosi di un suolo agricolo, noi dovevamo valutare anche il rischio che questi contaminanti potessero entrare nella catena alimentare. E allora abbiamo pensato di adottare un metodo che è quello di coltivare, di raccogliere il terreno dai punti più contaminati, portarcelo in serra, nelle nostre serre sperimentali, e coltivarci delle specie accumulatrici, tipo rucola, lattuga, cicoria, spinacio, e poi analizzare le foglie per vedere quanti contaminanti ci sono nella parte, diciamo, che viene mangiata. E abbiamo utilizzato il metodo dell'hazard quotient proposto nell'89 dall'Agenzia di Protezione Ambientale Americana, che è il rapporto tra l'assunzione media giornaliera di metalli pesanti e la dose di riferimento, che sarebbe la dose che non determina apprezzabili rischi per la salute. Sottolineo che l'assunzione media giornaliera viene fatta con un'analisi molto cautelativa. La nostra ipotesi è che un alimento, tipo una razione di lattuga, venga mangiato per 350 giorni all'anno per 70 anni consecutivamente, in maniera da avere proprio un margine di sicurezza molto alto. Se quest'indice è maggiore di 1, allora significa che ci potrebbe essere un rischio per la salute umana. E con questo abbiamo dimostrato che il cromo in realtà non dava problemi alla salute, in quanto veniva assorbito poco dalle piante, e l'hazard quotient, come vedete in basso, è quasi zero. Mentre invece il cadmio che abbiamo trovato in una piccola zona dell'appezzamento aveva dei valori molto alti nelle foglie, soprattutto di cicoria e spinacio, e un hazard quotient che raggiungeva i 20, quindi rappresentava un serio pericolo. In conclusione, con questa metodologia che noi abbiamo applicato, abbiamo escluso ogni rischio dovuto al cromo, allo zinco, agli idrocarburi che non fanno male alla salute, né alla salute né all'ambiente, e in quella piccola zona di circa 3.000 metri quadrati cerchiata in rosso abbiamo individuato un rischio, un pericolo, una contaminazione da cadmio che deve essere bonificata, perché la bonifica si fa solo sui terreni contaminati, definiti come contaminati solo perché rappresentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Le piante possono fare qualcosa, la pianta più usata nel mondo è il pioppo, ma poi c'è anche l'eucaliptus, il salice, le brassicace, anche il ricino può essere usato per fare queste cose. E naturalmente in quella zona di San Giuseppiello dove c'era il cadmio abbiamo coltivato il pioppo che continua ad assorbire, abbiamo seminato tra i filari di pioppo, la vedete in basso con i fiori gialli, la senape indiana, che stanno continuando ad assorbire il cadmio. Le nostre stime ci dicono che in circa 8 anni dovrebbe essere eliminata tutta la frazione di cadmio pericolosa per le piante e per i consumatori, ma naturalmente questa ipotesi deve essere verificata col monitoraggio, e noi ogni anno stiamo facendo le analisi dei prodotti agricoli, del terreno, delle foglie, per seguire l'andamento di questo parametro. Ma in ogni caso, questa è una foto recente fatta con un drone, visto dall'alto è un polmone verde che ha migliorato il paesaggio sicuramente rispetto a prima, ma sicuramente rappresenta un polmone verde, è un luogo che sta ripristinando la biodiversità. Ci sono lepri, ci sono porcospini, ci sono uccelli che prima non si erano mai visti. Cioè un bosco all'interno di una pianura coltivata diventa un rifugio per una serie di specie. Ma soprattutto, insisto ancora una volta sul ruolo educativo, abbiamo trasformato un simbolo di illegalità, di spregio, di violenza nei confronti della natura, di questi camorristi che usavano questo sito come una pattumiera per buttarci di tutto, non solo fanghi,
industriali, ma qua vedete scarti, ritagli di pelle, l'abbiamo trasformato in un laboratorio a cielo aperto dove noi facciamo ricerca, ma facciamo anche educazione ambientale rivolta a studenti di ogni ordine e grado. Pensate che sono venuti pure dall'Università di Francoforte a vedere questo impianto e in questi anni abbiamo registrato 10.000 contatti con persone, ragazzi che sono venuti a visitarci, ma sono venuti anche le istituzioni che possono vedere come con pochissimi soldi e un pochino di buona volontà è possibile curare questi ecosistemi e non distruggerli, perché poi portare il terreno in discarica significa distruggere, cancellare il terreno, ma soprattutto far capire che la legalità è possibile portare legalità dove c'era criminalità e degrado. L'unica soddisfazione che abbiamo avuto, perché mi sono dimenticato di dirvi, alla regione Campania non è piaciuto molto questo, quello che abbiamo fatto. Pensate, non sono mai venuti a vedere quello che abbiamo fatto, non sono nemmeno venuti all'inaugurazione del parco sulla Resi, come se ai nostri amministratori regionali non interessassero queste cose. Devo dire la verità, invece il Ministero ha accettato questi metodi che noi abbiamo utilizzato sono diventati legge dal marzo 2019 con il DM 46, ormai i suoli agricoli devono essere bonificati così come vi ho fatto vedere, risanati con i metodi biologici che solo la vegetazione ci consente di avere. Beh, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e lascio questi appunti per chi volesse approfondire sia il manuale Ecoremed, che in italiano e in inglese, che le pubblicazioni scientifiche, queste solo in inglese, ve le potete scaricare dal sito del progetto o andare sulla mia pagina docenti, ho lasciato delle cartelle pubbliche, chiunque può entrarci e scaricarsi le pubblicazioni che abbiamo fatto sul fitorisanamento e anche le pubblicazioni che abbiamo fatto sul monitoraggio dei prodotti agricoli nella terra dei fuochi, che pure sono stati importanti perché hanno consentito di sfatare la bufala, quella rilanciata dalla trasmissione Le Iene, che i prodotti agricoli della nostra terra fossero velenosi. E con questo vi ringrazio. Professore, io la ringrazio vivamente del suo intervento che, anche se lei pensa che non fosse molto attinente, io penso che sia stato fondamentale, perché come ci diceva all'inizio Ciro, anche nel Parco Nazionale del Vesuvio ci sono delle discariche e probabilmente quelle soluzioni di messa in sicurezza e riqualificazione delle aree potrebbero essere tranquillamente applicabili anche all'interno dell'area parco, creando quindi magari anche dei corridoi ecologici sfruttando quella discarica come area verde, e sicuramente potrebbe essere qualcosa molto più bello alla vista in primis, ma ancora diciamo più importante poi per l'ambiente stesso, perché molte delle discariche come appunto quella di Torre del Greco non sono caratterizzate, censite e non caratterizzate, quindi non si sa cosa ci sia all'interno di questi sversamenti. Una domanda, professore, che è arrivata da parte del pubblico era: questi siti inquinati che poi vengono messi in sicurezza, come si comportano nei confronti della falda acquifera? È ovvio che messo in sicurezza significa impermeabilizzati sopra, sotto e lateralmente. Cioè la falda acquifera deve essere protetta e quindi devono essere impermeabilizzati anche sul fondo e ci devono essere i pozzi di percolato e di biogas per impedire che i contaminanti vadano verso gli altri compartimenti ambientali, aria soprattutto, perché non ci dimentichiamo le emissioni gassose dalle discariche. Prima ho sentito parlare di benzene, dalla discarica Resit ne uscivano a tornellate di benzene, toluene e altri inquinanti organici, e anche le falde acquifere. Ma la cosa importante che mi va di sottolineare ancora una volta è che una volta che una discarica è stata trasformata in un parco, deve essere data ai cittadini. I cittadini si devono riappropriare di quelle aree e usarle. Le associazioni, i comitati, invece di fare solo casino, pensassero a rimboccarsi le maniche e andare sul territorio a gestire queste aree. Ci si possono fare concerti, mostre, mercati, sport. Noi non abbiamo luoghi dove poter fare una camminata, una corsa in bicicletta. All'estero usano le discariche per fare parchi sportivi. E noi dobbiamo importare dall'estero gli esempi migliori. Quello che di buono fanno, quello che in Germania hanno fatto nel bacino della Ruhr,
non so se lo sapete, era l'area più inquinata d'Europa, dove c'era una concentrazione di industrie chimiche, petrolchimiche, come si chiamano, quelle che lavorano il ferro, l'acciaio, siderurgiche, e l'hanno trasformato in un parco. La gente va a passarci la domenica con i bambini là. Questo dobbiamo imparare a fare, ma il ruolo della cittadinanza è fondamentale, perché le istituzioni non ce la fanno da sola. Se il cittadino se ne frega, le istituzioni non ce la fanno. Allora il cittadino deve risentire proprio questo territorio, riappropriarsene, andarsi a fare pure la passeggiata la domenica, ok? Oppure fare orti sociali dove è possibile andarci a coltivare gli ortaggi per la famiglia. Solo così, solo col contributo dei cittadini si può fare pensare a riscattare, a un certo riscatto, altrimenti rimangono così, spente nel vuoto, si spengono queste iniziative poi col tempo. Diciamo che questo è anche un poco ciò che ci spinge poi a fare queste attività insieme alle tantissime altre attività che portiamo avanti, perché siamo fermamente convinti nella fondamentale importanza della cittadinanza attiva. Quello è tutto, è la base, senza è il motore. La cittadinanza, sì, manca, diciamo, quella scintilla che poi può far divampare questa fiammata, diciamo, chiamiamola così, di legalità e soprattutto di qualificazione dei territori. Professore, ci sentiamo dopo, per nel caso ci fossero poi discussioni attive e commenti da parte delle persone. E passerei adesso, l'abbiamo citato anche durante il suo commento, la parola a Miriam Corongiu, che oltre ad essere un'imprenditrice agricola è anche, diciamo, una rappresentante della rete di cittadinanza e comunità, una rete di persone e associazioni che portano avanti proprio questi principi da lei, dal professor Fagnano, sottolineato, della innanzitutto convivenza civile, ma anche dell'attivismo e quindi della lotta all'illegalità. Passo subito la parola a Miriam. Miriam, hai il microfono staccato, quindi non vorrei che parti che non si sente, e quindi mi taccio e lascio la parola alle donne, perché oggi è anche la giornata delle donne. Sì, Silvano, grazie mille per l'invito e grazie per aver ricordato che oggi è una giornata molto importante e non commemorativa. È una giornata di lotta contro una violenza molto specifica. Mi è piaciuto che lo si sia fatto in un contesto in cui si parla di terra e di ambiente, perché in realtà la violenza su questa nostra terra, la violenza sull'ambiente e quindi anche la violenza ovviamente sulla nostra montagna e sul nostro vulcano va di pari passo con quella che viene esercitata sui nostri corpi e soprattutto sui corpi delle donne. Visto che c'è il professor Fagnano, io vorrei ricordare oggi, ma perché l'abbiamo fatto in molti contesti anche, la professoressa Maria Dalgisa Nicolai, che è stata ricordata anche ieri con una manifestazione, vittima di femminicidio. E quindi era professoressa dell'Università di Agraria, ecco perché ho parlato del professore, ecco perché ho parlato di questo contesto. Lei, tra le troppe donne che oggi, come sempre, purtroppo, subiscono una violenza inaudita. Come ha detto Silvano, io sono una contadina, sono a Santa Anastasia, quindi comunque in uno dei 13 comuni del parco, faccio parte della rete di cittadinanza e comunità di Stobbiocidio, sono membro del direttivo nazionale di Altra Agricoltura e pratico agricoltura in regime di agroecologia. Ed ecco, per me, insomma, una cosa estremamente importante da dire, insomma, perché oltre il modello del biologico, l'agricoltura ovviamente, insomma, ha bisogno anche di uno svecchiamento dal punto di vista non soltanto tecnico e culturale, ma anche dal punto di vista politico. Partirei, insomma, con un paio di punti su quello che ho sentito, facendo un excursus molto molto breve. Indubbiamente, insomma, c'è una, non soltanto, insomma, una, come dire, come ha detto il professor Fagnano, una impossibilità a reggere il peso dei carichi istituzionali, diciamo così, c'è però anche una certa incapacità. Non voglio parlare delle persone che sono intervenute oggi, perché non le conosco, non conosco il loro operato, quindi non è assolutamente diretto a loro, ma c'è una certa incapacità generalizzata anche a gestire questi carichi, per una certa, diciamo così, faciloneria nel presentarsi anche nelle competizioni elettorali e ad affrontare quello che significa effettivamente amministrare una città e amministrare ovviamente anche un ente molto più grande, diciamo, che quello del parco. Non si può continuare con l'idea, insomma, che determinati incarichi servano per lustro personale.
E vi voglio dissentire anche da quello, anche perché c'è da dire una cosa, insomma, il termine ecologia, come diceva Ciro, è vero che culturalmente è un termine che si è, diciamo così, apprezzato soltanto recentemente, però è da almeno dal 1972 che si parla dei limiti dello sviluppo, e molto spesso quando si parla di terra dei fuochi o si parla di problemi ambientali, eccetera, non si dice che questo è un problema generalizzato dovuto a questa economia e a questo sistema di sviluppo che produce ovviamente scarti dal punto di vista del rifiuto in quanto tale, e non è certo quello della natura che non prevede rifiuti, è anche dal punto di vista umano. Quindi ci troviamo ad affrontare un mostro incredibilmente grande, insomma, in cui ci vuole parecchia determinazione, parecchia competenza e anche parecchia volontà di fare le cose. Il rapporto commissionato al MIT, la FEB di Roma, è del 1972 e parla dei limiti dello sviluppo già in epoca di picco petrolifero, eccetera. Quindi diciamo che c'è una mancata sensibilità da parte di chi avrebbe dovuto assumere a livello istituzionale determinate premesse, perché poi da lì deriva anche tutta una serie di cose. Io dissento da quello che ha detto il professor Fagnano, che ho molto apprezzato però nella sua relazione, anche perché io conosco molto bene la storia della Resit di San Giuseppiello, ero in aula quando Cipriano Chianese, in aula di tribunale, quando Cipriano Chianese è stato condannato in primo grado a 20 anni, poi questa condanna gli è stata ribadita in appello, e per la Resit c'è stata una condanna soprattutto per avvelenamento delle acque, questo che ha blindato il processo praticamente. Quindi conosco molto bene la storia, ho apprezzato, però dissento dalla frase, insomma, che ha detto, insomma, noi non facciamo solo casino. Noi non facciamo solo casino, perché questa è la terra sicuramente in cui la camorra è nata, ma anche la terra dell'antica morra. Questa è la terra in cui c'è anche il fenomeno di terra dei fuochi, ma ci sono soprattutto cittadini che si sono ribellati al fenomeno di terra dei fuochi, che presidiano i territori e che presidiano qualunque contesto in cui ci sia bisogno della nostra presenza. Forse non siamo tantissimi, ma anche questo è un problema culturale. E l'operato dell'associazione di Silvano in questo contesto è assolutamente imprescindibile. Ora, io perché parlavo di agroecologia e perché è importante parlare di agricoltura in termini di Parco Nazionale del Vesuvio? Perché chiaramente, insomma, con una comunità che racchiude 13 comuni, alcuni di questi comuni come il mio, per esempio, hanno una SAU, quindi una superficie agricola utilizzabile molto grande, Torre del Greco per esempio molto meno. Quindi è importante dal punto di vista della riqualificazione ambientale parlare di agricoltura nella maniera giusta, perché è vero, insomma, che le piante svolgono una funzione, come ha detto il professore, ovviamente molto bene, perché è il suo lavoro che svolge egregiamente, che le piante svolgono una funzione depurativa fondamentale, alcune chiaramente, non tutte, ma è anche vero, insomma, che il sistema suolo-pianta, i contadini antichi e anche quelli moderni dicevano che se il terreno è sano anche la pianta è sana. Quindi in realtà mantenere bene, curare ovviamente i nostri terreni in maniera tale che non si impoveriscano, e l'impoverimento può essere, diciamo così, l'effetto di moltissime cause. Una ovviamente quella legata, diciamo così, all'uso indiscriminato che se ne fa anche dal punto di vista industriale, ma l'altro è soprattutto quello legato all'agricoltura industriale, che è una vera e propria piaga, sia in termini ovviamente di inquinamento delle falde acquifere, sia in termini di fertilità dei terreni. Il problema da adesso a 50 anni non è più tanto, insomma, se è buono o meno, se c'è qualità ovviamente dei cibi che mangiamo, perché è anche vero, insomma, che un cibo di magari non sarà contaminato, ma se ovviamente cresce su suoli che sono molto impoveriti, sicuramente sarà privato anche, poi magari il professore ce lo può confermare, di quelle che sono le sue più strette proprietà nutritive. La famosa dieta mediterranea, se non viene fatta ovviamente con prodotti agricoli coltivati in determinato regime di rispetto dei terreni e delle acque, ovviamente non ha più nemmeno tanto senso. Quindi l'agroecologia perché è il luogo del biologico? Perché, ed è questo il tema centrale, insomma, di cui abbiamo discusso anche con Silvano, è una disciplina scientifica
che molto spesso però nelle università italiane non viene presa in considerazione. Io non so, a dire il vero, nella facoltà di agraria di Portici conosco sicuramente un corso di agroecologia ed ecologia umana, scienze naturali a Padova, è una disciplina scientifica, è un movimento politico, è il termine particolarmente usato dalla Via Campesina, che è la massima organizzazione internazionale mondiale a difesa dei diritti dei contadini, delle contadine e di tutti i lavoratori e le lavoratrici nelle aree rurali, ed è anche una pratica di rigenerazione non soltanto dei suoli attraverso la restituzione. Non possiamo continuare a pensare all'agricoltura come a un saccheggio, ovviamente, di quella che è la vitalità dei terreni e della purezza delle acque, ma è una rigenerazione soprattutto in termini di comunità. Ora, ecco perché, qual è il legame? Il legame è che chi non sfrutta la terra, concettualmente almeno, è portato a non sfruttare nemmeno chi la lavora. È un concetto di rispetto generalizzato che elimina alla base quella che è la cultura dello scarto di cui parlavo prima. Quindi io non voglio essere molto, molto lunga, perché chiaramente, insomma, parlare di agroecologia, insomma, sarebbe un tema incredibilmente vasto che magari possiamo affrontare io in maniera molto esperienziale, perché sono una contadina, la pratico e la atto. Però ecco, mi sembra importante che soprattutto a livello culturale, sia da parte dell'ente parco, sia da parte di tutte le soggettività amministrative, e soprattutto quelle comunali, si passi ad una svolta in termini culturali per quello che riguarda l'agricoltura. Sì, professore, l'ascolterò volentieri, perché voglio sentire quello che dice. E dicevo, insomma, dal punto di vista culturale si possono fare molte cose. I comuni, per esempio, non hanno mai aperto, almeno nel mio non c'è, non so bene negli altri, almeno quelli in cui c'è effettivamente un territorio agricolo, una SAU, insomma, piuttosto ampia, una consulta, per esempio, di tipo agricolo, in cui si dà spazio agli agricoltori, ai contadini e alle associazioni che si occupano di agricoltura, non solo di essere ascoltati, ma di ricevere informazioni, perché uno dei gravissimi problemi che abbiamo dal punto di vista della contadinanza è che fondamentalmente non c'è nessun tipo di formazione indirizzata a noi nel senso dell'agricoltura, dell'agroecologia o comunque, insomma, di sistemi agricoli più rispettosi dell'ambiente. Essere un piccolo contadino, avere 5.000 metri quadri, per dire, coltivati, non significa necessariamente essere dei buoni agricoltori. Bisogna comunque approcciarsi alla terra nella maniera giusta e saperlo fare. La consulta agricola con sportelli informativi potrebbe essere, per esempio, una soluzione da adottare, che metterebbe in comunione quello che è ovviamente l'amministrazione con il territorio, che molto spesso fra le amministrazioni e i territori mancano questi anelli di collegamento sui quali si salta molto spesso, insomma, non vengono nemmeno presi in considerazione. Quindi io per chiudere questo mio breve intervento, ecco, vorrei che, insomma, dalla parte delle istituzioni ci fosse una maggiore attenzione all'agricoltura fatta dai piccoli, soprattutto all'agricoltura che non è legata ovviamente a quella che è la grande distribuzione, a una commercializzazione selvaggia, perché abbiamo gravissimi problemi anche di distribuzione, quindi in questa filiera si annida di tutto, e che soprattutto in un sistema ecologico così complesso come quello del Vesuvio si desse un po' più ascolto non ai grandi consorzi o alle grandi filiere o alle grandi associazioni di categoria, ma si desse ascolto invece a chi il presidio del territorio lo fa veramente e lo fa con un'agricoltura buona e non selvaggia. Grazie. Grazie Miriam, grazie mille per il tuo intervento, ovviamente che ha arricchito ulteriormente quella che penso sia stata una discussione molto ricca dal punto di vista dei contenuti, e c'era il professor Fagnano che voleva fare un piccolo intervento e precisare qualcosa. Professore, può fare adesso il suo intervento, in modo che in questo momento, avendo finito con la parte dedicata alle relazioni specifiche, possiamo aprire una discussione e dei commenti alle varie relazioni fatte o anche che vadano
a trattare altre tematiche inerenti però il macro tema affrontato. Anche da casa ci potete scrivere nei commenti alla diretta per fare delle domande specifiche. Prego, professore. Allora, la prima cosa che le volevo dire è che il mio corso, io insegno agronomia ed ecologia agraria, quindi è proprio basato sui temi dell'agroecologia, che ormai fanno parte non solo a Portici, ma anche in altre università, fa parte del programma di agronomia, quindi ormai sono diversi anni che i principi dell'agroecologia sono fondanti della nuova agronomia. Per quanto riguarda la questione degli ambientalisti, naturalmente non mi riferivo a lei, che non conosco se non di nome, e quindi mi riferivo però a quei comitati e anche purtroppo ai rappresentanti di importanti associazioni ambientaliste che fino a pochissimo tempo fa hanno continuato a pretendere la bonifica della Resit. La bonifica della Resit, considerando che sono 6 ettari profondi 27 metri, significa spendere 1 miliardo di euro. Non so se è chiaro quante cose si possono fare con quella cifra. E quando è stato realizzato il parco, non da me, dal dottore De Biasi, che è l'ex commissario, il dottore De Biasi è stato lasciato solo, all'inaugurazione del parco non è venuto nessuno, né le associazioni ambientaliste, né il ministro, né la regione, figura la regione proprio l'ha osteggiato in tutti i sensi. E quindi in questo mi riferivo, cioè quando c'è da realizzare un qualcosa e anche da gestire, perché là si doveva gestire il parco, ci voleva qualcuno che si facesse avanti. Il commissario poi non è stato più rinnovato da De Luca, dalla regione, quindi diciamo, io ci sono stato qualche giorno fa, le dico, mi veniva da piangere, se pensavo a tutti gli sforzi che ha fatto De Biasi e a vederla chiusa, abbandonata dal dicembre dell'anno scorso, quando lui se n'è andato. Nessuno ha fatto niente, né la regione, né il Ministero dell'Ambiente, né i comitati. Quando si tratta dell'unica cosa che è stata fatta seria, veramente a difesa dell'ambiente, del territorio, si poteva fare avanti qualcuno e dire lo gestiamo noi questo parco. D'accordo? Invece lui è stato lasciato solo, c'eravamo io, lui e poche altre persone che avevamo invitato, e poi non so se l'ha saputo, ci sono stati anche dei vandalismi, hanno distrutto e incendiato la cittadella dove c'erano i suoi uffici, e il suo ufficio in particolare è stato polverizzato, proprio hanno distrutto fino anche i mobili, le scrivanie. Questo succede quando un servitore dello Stato viene lasciato solo dai cittadini e dalle istituzioni. Qua rischiamo la vita quando andiamo a combattere contro Chianese o Vassallo o gli altri clan, non so se è chiaro. Quindi la sensazione di essere lasciato solo, mi permette, io gliela ribadisco, perché quest'estate hanno cercato di incendiare anche San Giuseppiello e non ci sono riusciti fortunatamente, ma nessuno se n'è fregato, non c'era nessuno, c'ero io solo. Io ormai vado solo accompagnato dalla polizia, perché da solo non posso permettermi di andare in quelle zone dopo questi atti di intimidazione. Questo significa, cioè volevo sottolineare questo fatto, che purtroppo in certi contesti ci si lascia, come si dice, sedurre da queste chimere, bonifichiamo la Resit, senza nemmeno sapere cosa significa e senza nemmeno chiedersi perché nel mondo nessuno bonifica la discarica. Allora chiaramente si tratta di fare le cose per bene, di nuovo, nella legalità e nel rispetto dei ruoli. Però i cittadini si devono far sentire quando si devono far sentire. Non possono farsi sentire solo quando c'è da gridare no biocidio. Che significa? No, quale biocidio? Cioè qua teniamo un problema, che la discarica Resit, il problema ambientale forse più grave della Campania, della parte agricola, perché poi le zone industriali lasciamo perdere, quello sono tutto un altro problema, ma nelle zone agricole la discarica Resit, il problema, una volta che è stato risolto quel problema, non gli diamo una mano, non spalleggiamo questa iniziativa, anzi la osteggiamo, perché volevamo spendere non so quante centinaia di milioni per bonificare la Resit. E questo non so se lei si è resa conto, ma dietro questo, prima l'ho detto tra le righe, ma dietro questo movimento di chi vuole bonificare le discariche non c'è gente pulita, non so se è chiaro, c'è gente che vuole drenare altri fondi pubblici per i propri interessi. Quando dico le ditte di Movimento Terra penso di essermi spiegato bene, perché sappiamo di chi sono, ok? Quindi c'è questo, non farsi fregare e non farsi fregare e seguire delle chimere, ma seguire quelle che sono
delle indicazioni concrete. E una volta tanto che si realizza qualcosa, dire pure bravo, il dottore De Biasi ha realizzato qualcosa di buono, e non osteggiare pure a lui. Ecco, in questo dicevo che i comitati dovrebbero ragionare un po' di più e gridare un po' di meno. Questo era solo, naturalmente non conosco la sua storia politica, per cui non so lei come si muove, però essendo una contadina mi rendo conto che lei probabilmente è più concreta di chi invece non ha a che fare tutti i giorni con la terra e le piante che crescono. Questa era l'unica precisazione che volevo fare. Per il resto sono d'accordo con tutto quello che ha detto. Miriam, vuoi aggiungere qualcosa tu? Sì. Io sono d'accordo con il professore quando dice che non si può pensare di bonificare le discariche. Io le parlo ovviamente per Sobbiocidio e per la rete di cittadinanza e comunità. Noi abbiamo una piattaforma di contenuti e di rivendicazioni sulla base della quale noi abbiamo intavolato una discussione lunga nel tempo, ormai dura da quasi un anno, con il Ministero dell'Ambiente, quindi con il Ministro Costa e con quello che riguarda il suo staff, su tutta una serie di tematiche. Questo per dirle che non partiamo da una base di irragionevolezza, perché noi siamo portati a studiare le cose, no? A renderci conto nel tempo magari e con fatica, perché chiaramente siamo cittadini che cercano di rendersi conto di quello che accade sui propri territori. Lo facciamo magari insomma con una serie di angolazioni che sono diverse da quelle dei tecnici, ma sicuramente siamo persone che si pongono delle domande. Quindi quando lei dice che è assurdo bonificare la Resit, io le do ragione. Io il discorso che facciamo noi è praticamente a monte, e sono d'accordo anche sul fatto che si debba poi restituire quello che è un terreno vandalizzato dalla camorra, perché qua parliamo dell'inventore delle ecomafie nella narrazione ovviamente giornalistica e nei report di Roberto Mancini quando parliamo di Chianese, quindi parliamo veramente insomma di un sistema incredibile dal punto di vista della gestione dei territori, criminale ovviamente. E però quello che è che il problema è che le discariche non dovrebbero essere proprio fatte. Allora il discorso è che noi puntiamo più che altro ovviamente a una molteplicità di strategie differenti, in cui da una parte c'è ovviamente la protesta, perché non si può continuare a vivere in questo modo. Questo biocidio ha un senso, e comunque abbiamo anche livelli di mortalità in questa terra, come in Lombardia, come nelle altre. Per me la terra dei fuochi non è la terra dei fuochi. Ne viviamo un contesto di vandalizzazione generalizzato che non riguarda solo la Campania. In Campania che cosa è successo, professore? È successo che con ogni probabilità a livello politico noi siamo stati i primi ad alzare la testa, e nessun altro come noi ha portato 120.000 persone in piazza a rendersi conto di un problema. Che poi dopo la fase della protesta ci sia quella della proposta, ma noi l'abbiamo fatta, e come succede sempre, la fase della proposta è meno attenzionata dai media. Quando il dottor De Biasi è stato attaccato nella maniera assurda che ha detto lei, noi nelle nostre sedi, che purtroppo non sono sempre quelle dei giornali nazionali, noi ci siamo espressi. Poi è chiaro, le ripeto, il nostro è anche un mondo molto vario, fatto da persone che, oltre quello che è il loro lavoro, cercano di dare una fetta del proprio tempo, a volte anche molto consistente, Silvano lo sa, alla salvaguardia del territorio e alla difesa delle persone. Facciamo uno sforzo tremendo, le assicuro, veramente tremendo. È chiaro che non riusciamo a essere in tutti i luoghi e a fare qualsiasi cosa ci si aspetti da noi. Noi siamo i cittadini, le soluzioni devono venire dalle istituzioni. Noi lo pretendiamo questo, e non significa fare casino. Questo io le ripeto, io la vedo molto serena, e sono molto serena anch'io perché la conosco, anche se non personalmente, ma so quello che dice, so quello che ha fatto. Quindi ho cercato di ragionare anche sulle sue proposte, ho cercato di ragionare sulle sue lezioni, sia chiaro, insomma, quindi io non tralascio niente. E che volevo portare alla sua attenzione l'estrema difficoltà in cui versiamo tutti. Noi alla fine siamo alla base di questa piramide, ma al vertice ci sono le istituzioni. Se la regione non si presenta all'inaugurazione di un parco piuttosto che di un altro, è un gravissimo problema di tipo politico, professore. E come tale va affrontato. Per questo le dicevo, insomma, ci riesce molto difficile, insomma, poi fare quello che non dovrebbe essere richiesto a noi, ma che dovrebbe essere un dovere preciso esercitato purtroppo dall'alto. Grazie comunque, la ringrazio moltissimo. Professore, il microfono.
Il microfono, prof. Non si è... Ah, ok, si è sbloccato. Ecco qua, allora siamo fregati se aspettiamo le istituzioni. Io sono molto critico nei confronti delle istituzioni, perlomeno quelle che ci troviamo da queste parti. Professore, le posso assicurare che diciamo tutti presenti alla relazione, ma anche tutta la rete poi di associazioni che è creata, non sono diciamo da semplice protesta o da semplice caos Facebook, chiamiamolo così. È fatta di tante realtà che sono tutte attive e tutte portano avanti i propri progetti concreti ed operativi sul territorio, sempre in sinergia con le istituzioni, ma spesso, come lei probabilmente può immaginare, questa sinergia non si crea non per volontà delle associazioni, ma per volontà delle istituzioni a volte. Perché purtroppo non sempre. Ma noi diciamo siamo sempre a fare pressione positivamente, diciamo sempre propositivamente. Però noi ci siamo e ci saremo, quindi per questo anche adesso abbiamo deciso di portare avanti questo convegno, che è solo un tassello dei tanti tasselli che mettiamo sulla piramide di legalità e ambientalismo che stiamo portando avanti sul territorio campano, che sappiamo è un territorio molto difficile, quello del parco, ma quello appunto della Campania in generale. Le volevo porgere una domanda, professor Fagnano, specifica che ci è stata fatta dal pubblico da casa, riguardo diciamo la possibilità di gestire gli scarti agricoli. Ci chiedevano se nel regime di integrato e di biologico c'è differenza diciamo nella gestione, e soprattutto ci dicevano che è ottimale quello in gestione integrata rispetto al biologico. Lei ci sa dire qualcosa rispetto a questo? Diciamo che non è che ho capito bene la domanda, comunque sugli scarti c'è, cioè la differenza tra integrato e biologico, non ho capito. La domanda è vero che l'agricoltura integrata fornisce una migliore gestione degli scarti agricoli, e se sì, perché? Non lo so sinceramente, no, non lo so se in integrato si gestiscono meglio gli scarti agricoli. Gli scarti agricoli, qualunque sia il modello di coltivazione o la strategia di marketing dell'azienda, devono essere compostati. Allora il compostaggio sta alla base non solo dell'agricoltura biologica e biodinamica, ma anche dell'agroecologia in senso lato, perché solo il processo di compostaggio ci consente di trasformare quel materiale in un materiale stabile che ha una serie di effetti positivi sul terreno. Se interriamo materiale fresco, scarti agricoli freschi, invece possiamo creare una serie di problemi, perché durante il compostaggio c'è una fase che si chiama esotermica, che porta il materiale a una temperatura di 60-70 gradi, e quella temperatura è importantissima per motivi proprio igienici, per eliminare tutti i parassiti delle piante, per eliminare, se usiamo dei sezioni animali, i coli fecali e le salmonelle. Cioè il compostaggio ha un'azione di sanificazione della biomassa, ma anche poi di umificazione e formazione di humus stabile che serve al terreno. No, in questo non ci vedo nessuna differenza tra agricoltura biologica e integrata. Forse solo i biodinamici sono un poco più vincolati all'uso del compostaggio. Per il resto, ho visto fare compostaggio anche in aziende che non hanno nessuna denominazione, semplicemente perché sanno che il compost è un materiale migliore per il terreno, a prescindere dalle etichette. Ecco, quindi la domanda prescinde dall'etichetta che c'ha l'azienda, capito? Tutto chiarissimo, professore. Dobbiamo sforzarci di fare il compost, questo è. Anche il compost da rifiuti, c'è un impianto che ho visitato qualche settimana fa a Giugliano, nella zona industriale di Giugliano, Castaldo mi pare che si chiami, che fa un compost eccezionale dai rifiuti della raccolta differenziata dei comuni intorno a Giugliano. Quindi anche i rifiuti si possono trasformare in materiali eccellenti per l'uso agricolo. Quindi tutti gli scarti organici, sia agricoli sia urbani, devono essere trasformati in compost. Questa è un'altra delle lezioni che abbiamo imparato e che cerchiamo di trasferire ai nostri studenti. La ringrazio, professore. C'era Ciro Teodonno che voleva fare una riflessione. Sì, grazie. E volevo però confrontarmi sia con Miriam che con il professor Fagnano. Miriam come vesuviana e il professor Fagnano come persona che ha toccato con mano le criticità della delinquenza locale e globale, chiamiamola proprio così, quale può essere ovviamente la camorra. Faccio spunto a quello che aveva accennato, mi dispiace che non ci sia, ma è giusto per fare non una replica al sindaco di Massa, ma un ragionamento in generale, ovviamente confrontandomi con voi. Cioè, il sindaco ha detto che praticamente, ecco, parlando del Vesuviano,
oltre il problema vero non è quello del piccolo industriale, dell'artigiano, ma della camorra. Ora però io so, per quello che leggo, che vedo da Vesuviano, quale sono anch'io, che la camorra agisce là dove c'è guadagno e scarsa visibilità, che le permette poi di agire in un certo qual modo. Oltre, aver fa oltre a, diciamo, alla logica dei colletti bianchi, che è il suo salto di qualità, così come quello di tutte le altre mafie. Però quello che dico io, che penso io, è il sostrato, no? Il terreno di coltura della mafia, della camorra, delle mafie in generale, non è quella mafiosità che poi l'alimenta, cioè quel pensiero mafioso, che poi non è nient'altro che figlio di quel piccolo sopruso che fanno tutti quanti, ma che poi diventa un grande sopruso. Perché io, in ambito vesuviano, quando mi trovo in queste micro discariche, non vedo i grandi movimenti terra, non vedo il grande traffico di rifiuti, che in passato c'è stato, e per carità, Sì, quando erano no, no. aperte le 5 discariche storiche, quelle che io definisco storiche perché precedenti al parco, questo esisteva ed è esistito praticamente fino a tempi abbastanza recenti. Però ora, diciamo, per non confonderci, per focalizzare bene il nostro obiettivo in ambito vesuviano, possiamo dire, secondo anche la vostra esperienza, che il nostro vero obiettivo, il nostro, come dire, il nostro bersaglio è quella oltre alla subcultura che smaltisce il rifiuto, per non tenerlo solo fuori al balcone, anche questa economia a nero, che non è per forza frutto della camorra, secondo Sono la vostra. perfettamente d'accordo. È la mentalità diffusa, la tolleranza diffusa all'illegalità il nostro problema, che tra parentesi diventa anche il motivo per cui la camorra riesce a svilupparsi. Ma è quello il problema principale che abbiamo. Io in tutta la terra dei fuochi quello che ho visto è stato il piccolo sversamento, se non del cittadino, del gommista, del meccanico, dell'industria, come si chiama, dell'impresa edile a nero. Questi sono la stragrande maggioranza dei rifiuti che ho trovato sotto le case. Ma chi li paga? Li paghiamo noi perché per questo io ce l'ho pure con i cittadini che magari in giacca e cravatta e col macchinone vengono rispettati da tutti, però magari per risparmiare si fanno fare i lavori di ristrutturazione da una ditta che non è in regola. Oppure si comprano sulle bancarelle le borse false. Dietro il lavoro nero c'è lo sversamento illegale dei rifiuti, è inutile che ci giriamo intorno. E quindi io personalmente io non compro sulle bancarelle e non utilizzo imprese a nero. Questo deve essere un impegno che tutti noi ci dobbiamo porre per non finanziare questo tipo di attività. È una mentalità che dobbiamo smontare, per questo credo molto nei bambini, nei ragazzi. Ma quei ragazzini della scuola media di Giuliano, ma sono commoventi per l'impegno che ci mettono. Io credo in loro. Purtroppo non credo nelle istituzioni, non credo nei vertici, ma credo nella base dei ragazzi. Quindi ricominciamo dai ragazzi a fargli capire che un altro mondo è possibile. Perché poi loro devono avere anche speranza, capito? Non devono venire sopraffatti dalla disperazione, dallo sconforto, ma devono avere speranza. E la speranza è che cambiando i comportamenti si possono modificare le cose. Io faccio sempre l'esempio della Nike. Attaccando la Nike per il fatto che usava i bambini per cucire le scarpe, c'è stata una mobilitazione dei consumatori che ha fatto calare le vendite. E non si sono messi in regola. E non usano più i bambini per cucire le scarpe. Cioè il cittadino, il singolo cittadino, come consumatore, ha un potere enorme per orientare questi fenomeni. Usiamo. Certo, io sono Usiamo. d'accordo con quello che dice, ecco, il potere, ecco, di noi acquirenti, che possiamo decidere le sorti di un'azienda, anche di una grande azienda, obbligandola a scelte, diciamo, più corrette. Però poi quando andiamo magari nella pizzeria, dove sappiamo pure che quella pizzeria non paga i suoi dipendenti, e poi magari smaltisce, come succede dalle nostre parti,
i suoi ori esausti nel Parco Nazionale del Vesuvio, là il nostro senso civico molto spesso viene a decadere. Ci abbiamo fatto indicare quello, però l'educazione ci vuole. Ci hanno un po' di da questo punto di vista. Grazie, professore. Posso? Sì, vai Miriam, vai. Sì, no, io indubbiamente, Ciro, abbiamo un gravissimo problema culturale, no? Che è fatto di un'indifferenza incredibile nei confronti di un individualismo esponenziale che ci fa pensare esclusivamente a noi stessi e mai all'altro, no? E mai all'ambiente, che sembra la natura sembra un antagonista, quando invece dovrebbe essere ovviamente la casa comune di cui parla molto bene Papa Francesco, chiaramente. Però insomma io vorrei anche un po' ribaltare, sono d'accordo con quello che ha detto il professore, che chiaramente si tratta anche di un problema fondamentalmente culturale e che non bisogna nemmeno troppo caricare i ragazzi. Vengo da un incontro con Fridays for Future nazionale a proposito di agricoltura, PAC e cambiamenti climatici. È chiaro che i comportamenti individuali sono ovviamente basilari, però c'è anche un sistema produttivo in generale che al di là del nero o del non nero, in realtà produce ovviamente rifiuti in una quantità tale che oramai lo smaltimento, al di là del discorso delle discariche che non possono essere bonificate, è complicatissimo. La pressione sulle istituzioni va fatto proprio perché a monte venga risolto il problema dei rifiuti, ovviamente. E c'è anche da dire, professore, che purtroppo l'esperienza che abbiamo delle istituzioni, lei ha ragione a non credere nelle istituzioni, però ci sono cose che possono fare solo loro, perché non possiamo prenderci noi il compito, per dire, della sorveglianza dei territori, perché non possiamo fare le squadre, ovviamente gli squadristi per strada a controllare che non vengano sversati i rifiuti, né possiamo per esempio sostituirci ai sindaci o quantomeno a quelli che sono i responsabili a livello istituzionale quando parliamo di scarichi abusivi che l'ARPAC in un documento del 2010 soltanto nella zona vesuviana conta in una maniera che è assolutamente pazzesca, con l'osservatorio sul litorale Domizio e Reggi Lagni che è stato istituito per decreto dalla provincia di Caserta e del quale faccio parte anch'io come Stabio Cidio e Rete di Cittadinanza e Comunità, ovviamente come cittadina. Il problema è che quando si convocano i sindaci non si presentano nemmeno a discutere del problema, nemmeno a discutere. Quindi io sono d'accordo con Silvano, avrà invitato le persone giuste e io questo non lo voglio assolutamente mettere in dubbio, però il problema è che noi a volte siamo costretti alla guerra, cioè il discorso è questo, che le tentiamo così tutte, le assicuro, io sono stata sul comune di Santa Anastasia a parlare di progetti gratuiti, perché qui è chiaro che siamo su base volontaria, a parlare di una collaborazione che non è mai stata possibile con la passata amministrazione. Quindi adesso ancora non ci ho provato nemmeno, sono nuovi, non so se lo farò. Però ecco, Ciro, è tutto una congerie ovviamente, un problema così complesso, affrontare il quale richiede veramente tante strategie differenti, purtroppo non solo una, è una determinazione, è una pazienza, è una costanza, e a volte una rabbia, perché bisogna in maniera bonaria, buona, coltivare anche quella, l'indignazione va coltivata, un sentimento che non nutriamo proprio più, siamo solo indifferenti, che a volte, ecco, può essere veramente complicato gestire tutto nella maniera corretta. Questo vale per le istituzioni, vale anche per noi, chiaramente. Solo che da parte nostra non c'è nessun guadagno, mai. Noi ci rimettiamo solo, sempre, la salute, i soldi, gli affetti, tutto. Grazie Miriam per questo tuo intervento. Ovviamente è stata un pomeriggio intenso, diciamo più intenso di quello che avevamo previsto, però sicuramente è qualcosa che ci fa crescere un poco tutti e tutti, diciamo, insieme. Questo scambio di competenze e anche questo scambio di visioni poi ci aiuta a capire meglio il problema, perché il problema capito bene può essere risolto sicuramente. Lo abbiamo visto come può essere risolto, lo abbiamo visto dal punto di vista istituzionale con quei fondi di cui ci ha parlato il dottor Madonna, quindi i fondi ci sono per risolvere questo problema all'interno dell'area parco, ci sono le competenze e le conoscenze, perché anche qualora il comune non ha vigili o personale a disposizione, c'è una marea di associazioni, noi compresi, che sta dando gratuitamente il proprio servizio per andare ad evidenziare quelle che sono le aree critiche,
che tra l'altro non cambiano negli anni, ma bene o male rimangono sempre le stesse, quindi per poter operare in modo molto preciso e puntuale all'interno di quella zona. Il professor Fagnano ci ha aperto invece gli occhi su quelle che sono le possibilità poi di bonifica delle, no, bonifica, professore, mi scusi il termine, ma di messa in sicurezza delle discariche storiche dell'area parco, che potrebbero diventare ad esempio appunto delle aree verdi e dei parchi, cose che nessuno in questo momento potrebbe immaginare, ma cose che invece si fa e si può fare. Quindi sicuramente tramite questa sinergia di cui parlavamo e tramite questa pressione, che non può che venire dal basso, perché purtroppo dobbiamo essere noi i primi custodi del nostro territorio, possiamo in questo modo andare a migliorare il nostro territorio e lasciarlo migliore alle future generazioni. Proprio su questo tema vi ricordo che venerdì avremo un'altra diretta streaming riguardo un bellissimo progetto che stiamo portando avanti dal nome Riforestiamo il Gigante, un progetto che vede partecipi 34 associazioni, il Comune di Torre del Greco, il Dipartimento di Agraria e l'Ordine degli Agronomi di Napoli, ed è un progetto che prevede appunto la rinaturalizzazione anche tramite la messa a dimora di nuovi alberi delle aree che purtroppo nel 2017 sono state bruciate dal grande incendio. Se non ci sono altri commenti e altri interventi, io direi che possiamo chiudere in questo modo la nostra diretta. Ringrazio tutti i relatori e tutti coloro che hanno partecipato a questo nostro appuntamento. Causa semi-lockdown, ci vedrete spesso perché abbiamo deciso di portare avanti proprio una nostra campagna di dirette che vanno a sostituire quella che era l'attività di sensibilizzazione sia all'interno delle scuole sia in piazza, perché come sapete Natale è sempre stato periodo in cui siamo stati in piazza a parlarvi di ambiente. Quindi vi ringrazio, vi saluto tutti, ringrazio i relatori e ci vediamo venerdì per la prossima diretta.